Buonasera a tutti gli spettatori di The Black Studio da Settimo Torinese, da parte di Mirko Rubaldo e Simone Macchioni, per questa prima storica giornata di Serie A2 per quanto riguarda Lilliput Settimo, sia la squadra di casa che andrà ad affrontare in questo incontro Volley 2002 Forlì. Due società, due squadre che arrivano a questo appuntamento in due maniere leggermente diverse. Una ha cambiato molto, ossia Forlì 2002 ha cambiato molti atlete. Dall'altra parte Settimo ha praticamente mantenuto il roster della scorsa stagione. Simone, quanto credi che questo differente approccio possa impattare in questa partita? Beh, conterà tantissimo, perché Forlì ha cambiato sette giocatrici su 13 nel roster, mentre Settimo solo due giocatrici. Sicuramente conterà molto l'esperienza di queste sette giocatrici, che sono tutte di categoria superiore, hanno tutte fatto la 1, mentre per Settimo è andata via Sara Cortellazzo e sono arrivate Laura Baggi e Veronica Minati. Veronica Minati è l'unica con esperienza in Serie A1, 2008-2009 a Sassuolo e 2014-2015 a Nantes nel campionato francese. Quindi secondo me potrà far la differenza questa giocatrice. E vedremo se questa sera le giocatrici che hai citato sapranno appunto fare la differenza. Un altro fattore che può e potrà fare la differenza è proprio il Pala San Benigno, che lo scorso anno ha funto da volano per la volata in Serie A2, per la conquista di questa storica promozione per quanto riguarda Settimo. Bene, saprà ripetersi anche in questa nuova categoria, secondo te? Ma assolutamente. Ricordiamo che in questo campo le giocatrici si allenano tutta la settimana e quindi lo conoscono alla perfezione. Potrà essere un vantaggio per battere questa corazzata di nome Forlì. E la città sicuramente ne è molto contenta che la squadra sia rimasta qui al Pala San Benigno. Le squadre si stanno riscaldando, stanno ultimando il riscaldamento. Noi andiamo in postazione e a breve vedremo l'esordio di A2 di queste due società. Per Charles Darwin non è la specie più forte a sopravvivere, ma quella che risponde meglio al cambiamento. Questa sera le squadre di Settimo e Forlì dovranno dare prova della loro abilità di adattamento e di essere in grado di adeguarsi a questa nuova stagione di A2, che per entrambe è alle porte. Le due squadre infatti arrivano a questa sfida tramite percorsi diametralmente opposti. Alcune annate buie in A1 per Forlì da una parte ed una storica promozione in A2 solo sfiorata negli anni precedenti per le padrone di casa. Basterà la maggiore esperienza delle giocatrici forlivesi a farla da padrona nei confronti della voglia matta di stupire di una debuttante assoluta come Lilliput? Beh, questo lo stiamo per scoprire assieme. Dal Pala San Benigno di Settimo, una buona serata a tutti gli spettatori di The Black Studio da parte di Mirko Rubaldo e Simone Macchioni. Sentiamo anche lo speaker ufficiale che augura a tutto il pubblico buon divertimento per questa prima partita di Serie A2 di Lilliput Settimo e in generale di questa nuova stagione sportiva. Simone, record di spettatori per il Pala San Benigno, che come avevi detto già nell'intro è stato ampliato, e in particolare un grande fermento da parte del pubblico lo sentiamo per questa realtà che per la prima volta vede la A2. Beh, intanto diciamo Pala San Benigno 2.0, perché sono stati fatti dei lavori e oggi lo stadio è completamente pieno, tutto esaurito, un po' come nel playoff con Porcia. Poi ricordiamo che questa è la Serie A2 e quindi tutto il pubblico è accorso numeroso qui al Pala San Benigno. Poi tra l'altro per la Lilliput ricordiamo che è la prima presenza in Serie A2. Per quanto riguarda invece Forlì è il contrario, nel senso che per Forlì è una discesa in A2, visto che la scorsa stagione, nelle scorse stagioni, aveva disputato il campionato maggiore, il campionato di Serie A1. Ricordiamo che già nella stagione precedente era retrocessa, poi nel 2011-2012 già c'era stata una prima retrocessione, poi l'acquisto del titolo dell'Asita Volley ha permesso di disputare la Serie A1 nel 2012-2013. Nell'annata successiva è tornata poi la vecchia denominazione di Volley 2002 Forlì, che è quella che ha tuttora. Stanno presentando ufficialmente le formazioni, ovviamente
iniziando dagli ospiti, gli ospiti che schierano tra le atlete un nome che è la storia, praticamente fa la storia della pallavolo cubana ma anche italiana, Dais Maria Guerrero. Quanto sarà importante per la squadra di Forlì? Beh, per la squadra di Forlì importantissima, soprattutto per la 2. Ricordiamo che comunque lei, la Guerrero, è una giocatrice di categoria superiore. 95-98 è stata campionessa del mondo con la nazionale cubana e ha avuto molta esperienza in Serie A1 e adesso è qua a Forlì dalla scorsa stagione per provare a riportare la squadra romagnola nella categoria principe. Vedremo se questa sera saprà appunto fare la differenza in qualità di opposto. Intanto ripetiamo le formazioni se non le avesse sentite. Volley 2002 Forlì schiera col numero 1 Irina Smirnova, col numero 3 Alessandra Ventura, col numero 4 Sara Ceron, 5 Martina Valboni, 6 Francesca Bonciani, 7 Marilyn Strob, 8 Alessandra Guasti, con il numero 9 libero Giulia Gibertini, con il numero 10 Laura Saccomanni, con il numero 11 Teresa Ferrara, 12 Dais Maria Guerrero già citata, 13 Flavia Sirelli, per Lilliput settimo Roberta Bruno, con il numero 1, numero 2 Marianna Bogliani, numero 3 Laura Baggi, 4 Simona Buffo, 6 Alessia Midriano, 7 Yasmina Fatinconè, numero 8 Giulia Bosi, 10 Francesca Parlangeli, 11 Rachele Morello, 12 Federica Biganzoli, 13 Erika Giacomel, 15 Veronica Minati, 17 Silvia Bazzarone e 18 Yasmina Crari. La partita sarà diretta dagli arbitri Fabio Bassani e Massimiliano Giardini e fischiano proprio ora l'inizio delle ostilità con una battuta subito molto interessante e subito Dais Maria Guerrero prova a schiacciare il primo punto, la palla finisce però in rete, primo punto che è per le padrone di casa che conquistano il loro primo storico punto in A2. Ancora Laura Baggi al servizio, un'altra buona battuta, ottima la ricezione del libero Ferrara, ottima la giocata di Martina Balboni che finge l'alzata e la mette direttamente nel campo avversario, 1-1 tra le due squadre. In questo caso è stata brava la giocatrice ospite a beffare a muro Roberta Bruno con un tapin morbido morbido e siamo 1-1. Marilyn Straub ha fatto partire la battuta, un'ottima schiacciata di Alessia Midriano che fa sentire subito la presenza delle padroni di casa. Per Forlì non deve essere una passeggiata giocare questa partita, questo è il messaggio con la schiacciata del numero 6 Alessia Midriano che va subito in battuta. Percezione non ottimale di Ferrara, ancora cercato Aghero, buono il muro, alzata per un'altra schiacciata della Midriano, scusate, di Biganzoli, questa volta murata e la palla finisce in punto per Forlì che non lascia scappare le ragazze di settimo. Erano state brave a muro su Aguero Roberta Bruno e Yasmina Crari, poi benissimo il muro della squadra romagnola su Federica Biganzoli. Un'ottima ricezione in salto, bellissimo, poi il pallonetto questa volta della Biganzoli, punto per lei e nuovo vantaggio settimo 3-2. Si è rifatta subito Biganzoli dopo l'errore precedente, adesso un bel pallonetto che ha beffato la difesa di Forlì. Va in battuta Silvia Bazzarone che però chiede un cambio palla, probabilmente pallone che sembra sgonfio, comunque non soddisfa l'atleta che andrà ora a effettuare il servizio. Buona la ricezione di Dais Maria Guerrero, questa volta la Smirnova, un dritto a incrociare, palla comunque che rimane nel campo di Forlì, attacco da seconda linea, la Parlangeli fa un miracolo in salto dalla parte opposta, tiro ancora sporcato, la palla rimane su, la giocata ancora per Dais Maria Guerrero, la Parlangeli, ottima la giocata un'altra volta, ma che giocatori. Ancora la Guerrero, prova a buttare giù il punto, stanno tenendo sull'impossibile a settimo. Ancora la Smirnova, questa volta intra rotazione, lungo linea, no può niente. La numero 17 Silvia Bazzarone. E per la prima volta Forlì svede in battuta
Daesmari Aguero, in questa azione ha fatto l'impossibile, parla Angeli. Aguero ha letteralmente provato a buttare giù il muro della squadra di casa e poi alla fine è riuscita con la Smirnova a fare il punto del tre pari. Ancora la Smirnova che trova la traiettoria ottimale per far passare il pallone. Laura Baggi prova a tenere su il pallone, non ci riesce la 23enne di Lilliput e Forlì per la prima volta avanti nel punteggio 4-3. Ottima ancora la battuta di Aguero, Parlangeli la tiene bene, primo tempo, c'è un fischio, probabilmente un'invasione fischiata per Forlì, erano riusciti a tenere sul pallone, non è bastato. Il punto è stato segnato ancora una volta per Lilliput, settimo, che vedrà in battuta questa volta Federica Biganzoli. Beh, qua hanno fischiato il fallo. Ottimo muro, scusami se ti interrompo. Avrete sentito probabilmente anche il rumore della palla che ha sbattuto contro Veronica Minati ed è ritornata in campo. Nuovo vantaggio Lilliput, 5-4, che inizio Simone? Assolutamente, inizio ad alti livelli, soprattutto per la Lilliput, ma anche Forlì sta facendo vedere di essere probabilmente di una categoria superiore. Bazzarone ha tenuto su un ottimo pallone, ancora un tiro che finisce proprio vicino alla linea. Laura Baggi fa un grandissimo punto beccando l'unica zona scoperta della difesa di Forlì e primo allungo 6-4. Qua un bel punto di Laura Baggi, ha beccato gli ultimi centimetri disponibili di campo e primo allungo della Lilliput. Tengono bene un pallone abbastanza fortunosamente la Smirnova, questa volta il tiro probabilmente finisce fuori, esattamente questa è l'indicazione dell'arbitro, però c'è stato un tocco a muro. Comunque tutto è nato da una battuta flottante molto insidiosa di Federica Biganzoli che continuava a girare. Ora proprio davanti a noi Assirelli con il numero 13. Anche lei proverà una battuta flottante in salto. Palla ancora cercata la Baggio, questa volta la palla è molto alta, però c'è stato un nuovo tocco a muro. Dalla nostra postazione non siamo riusciti a scorgere il tocco a muro, l'arbitro è sembrato abbastanza deciso. 7-5 Lilliput, sta prendendo il largo. E Lilliput torna a più 2, in questi ultimi punti sta facendo la differenza Laura Baggi. E intanto vediamo, c'è il punto del 7-6 per Forlì di Marilyn Straub. Esattamente, proprio lei riesce a ridurre il gap tra le due squadre. La Smirnova, la giocatrice russa, prova lei a rendere la battuta molto più insidiosa. Ancora un grandissimo attacco, questa volta di Veronica Minati, che direttamente da posto 2 fa cambiare il risultato, il punteggio che arriva a 8-6. Primo timeout tecnico che però non c'è, l'arbitro va a dire qualcosa alle giocatrici che rientrano subito in campo e si rigioca direttamente. Battuta ancora affidata alla numero 15 Veronica Minati. Beh, come abbiamo detto prima, Veronica Minati può fare assolutamente la differenza qua. C'è l'ace di Veronica Minati, la giocatrice probabilmente più esperta della Lilliput. Sicuramente un ottimo punto ancora una volta per lei, uno dei migliori opposti in Serie A2, voluto molto da settimo proprio per poter gestire questa nuova serie. Attenzione, ancora una prova di attacco, un pallonetto, la Parlangeli si tuffa, tiene su un pallone incredibilmente, ancora la Baggi, tenuto un pallone ancora dalla Parlangeli, probabilmente finiva fuori, non ha voluto rischiare, libero questa volta, tiene ancora sul pallone, finisce troppo lungo, finisce in punto per Forlì, finisce fuori dal campo, quindi punto per Forlì. 9-7, due formazioni comunque sempre molto vicine. In questo caso fenomenale Parlangeli, ha tirato su di tutto, però è stato molto bravo anche la formazione ospite a insistere e alla fine ha trovato il punto. Alessandra Ventura, capitano quest'anno, dopo che l'anno scorso era stato retrocesso nel ruolo di vice, ci arriva la palla praticamente addosso e vediamo che finisce ampiamente all'interno del quadrato che delimita il campo, la zona di campo da difendere per Forlì, quindi nuovo punto per Lilliput, settimo, che è ancora più 3 e ancora Laura Baggi a servizio.
buona ancora la battuta tenuta bene dall'Aventura. Attacco da seconda linea della Smirnova, ma da qui non si passa, dice la Parlangeli. Ancora un ottimo tiro della Biganzoli, fischiato, un'altra invasione, non abbiamo visto di chi, forse della Balboni, ma non eravamo un'ottima visuale in proposito. Comunque cambia poco, perché il risultato è 7-11 per Lilliput, per le padrone di casa, che andranno di nuovo a battere. Si va qua a più 4, adesso un pochino in palla la formazione ospite, anche se qua trova una bellissima schiacciata la giocatrice più rappresentativa, in questo caso di Forlì, Tesmari Agüero. Grandissimo, grandissimo il punto, becca il nervo scoperto di Lilliput e la punisce. Ora in battuta Marilyn Straub. Ora l'arbitro fischia, battuta ancora in salto, tenuta malissimo questa volta, che brutto errore di Laura Baggi. Peccato, questo può anche ridare fiducia a Forlì, cosa ne pensi Simone? Può ridare fiducia a Forlì, è un bruttissimo errore di Laura Baggi, perché la palla non era assolutamente forte e speriamo che non ci siano delle ripercussioni da parte di Laura Baggi. Chiaramente la palla girava molto, ritorniamo sul live, sul gioco, un'altra schiacciata molto importante della Biganzoli, ancora un pallonetto, tiene sempre lei il pallone, attacco questa volta da seconda linea del numero 15 Veronica Minati, tenuta un'altra palla dalla Parlangeli. Che giocatrice questa e che punto ancora una volta, mamma mia Federica Biganzoli, mamma mia. Diciamo, rimette le cose a posto Federica Biganzoli per la sua squadra. Potevano esserci delle ripercussioni sull'errore di Laura Baggi, invece non è stato così. E primo time out per il coach di Forlì. E Federica Biganzoli è la quinta stagione a Lilliput dal 2011. E si definisce indomabile guerriera proprio in un'intervista rilasciata per il blog Sport Universitario di Gazzetta.it, e odia chi si piange addosso. Prima esperienza in A2 per lei, che ha iniziato giovanissima nel 2003 nella Pallavolo Saronno in Serie C, poi salire con Ornago, 5 stagioni a Legnano tra B1 e B2 e poi quelle che abbiamo già citato, le 5 stagioni alla Lilliput che le hanno permesso di raggiungere questa categoria, la A2, per la prima volta, ma non pare per nulla intimidita. Assolutamente, anzi, una guerriera come hai appena detto te, e l'ha fatto vedere nell'ultimo punto, che sta costringendo Forlì a ricorrere al time out. Intanto torniamo live. Mamma mia, che schiacciata di Yasmina Crari, non è riuscita a trovare il punto solo perché il muro ha leggermente sporcato il pallone. Bellissimo il punto, peccato però che ci sia anche un'invasione fischiata a Silvia Bazzarone. Questo vale il decimo punto per Forlì, 12-10 al momento il risultato. E Forlì si sta rifacendo sotto. Peccato perché il punto era molto bello, però... Ottimo il palleggio della Bazzarone, che permette a Yasmina Crari di trovare un altro punteggio. Il muro può solo deviare il pallone. Scusa Simone se ti ho interrotto, ma era un altro grandissimo punto di Lilliput. In questo caso una fucilata letteralmente di Yasmina Crari, che ha piegato le mani della giocatrice a muro. E proprio Silvia Bazzarone, la palleggiatrice titolare, andrà in battuta, prova un tiro molto tagliato, troppo, la palla finisce ampiamente fuori. Forlì 11, Lilliput 13 quando Tai Agüero va in battuta. Vediamo la scelta ancora, tiro flottante leggermente fuori, cioè, sono stati dei dubbi, le giocatrici hanno parzialmente esultato, ma guardando sempre con la coda dell'occhio l'arbitro, che ha confermato l'esultanza iniziale, 14-11 per Lilliput. No, però sono state molto corrette in questo caso le giocatrici di Forlì, perché poteva esserci il dubbio del punto, però non hanno protestato. E brutto errore per l'Agüero, da lei non ci si aspetta mai degli errori simili. Più che altro un grandissimo punto di Yasmina Crari mentre stavi parlando, un grandissimo muro per lei. E ancora una battuta, questa volta molto lunga, troppo lunga,
di Federica Biganzoli, 15-12. Comunque Lilliput rimane in vantaggio. Questo primo set è stato quasi totalmente così. Quello che conta però è chi arriva per primo a 25 o comunque a chiudere il set. Assolutamente, intanto qua in battuta a Sirelli, battuta sulla Parlangeli. Primo tempo, c'è stato un tocco a muro, ancora punto Lilliput, la Smirnova, no scusate, non è la Smirnova, è Marilyn Straub che pare stranita da questa decisione dell'arbitro, però non pare protestare più di tanto. 16-12 per Lilliput quando Yasmina Krari va in battuta. Battuta senza salto ma molto insidiosa, molto ficcante, la tiene molto bene libero e la schiacciata del capitano Alessandra Ventura finisce, si infrange contro la rete. 17-12 Lilliput, non pare vero un esordio così in A2. Massimo vantaggio, più 5, però diciamo che il punto è nato intanto dalla battuta molto insidiosa di Yasmina Krari. Purtroppo è stato sorpreso il libero di Forlì Valentina Ferrara, che ha Teresa Ferrara che ha sbagliato parzialmente il lob e poi non è riuscita a ributtarla dall'altra parte la giocatrice numero 7 di Forlì. Discussione intanto da parte del secondo arbitro mentre c'è stata una prima sostituzione per Forlì. L'Aventura ha lasciato spazio alla Saccomanni, grandissimo il punto di Irina Smirnova dopo un grandissimo recupero in difesa, anzi in ricezione da parte sempre del libero Teresa Ferrara. Ecco, in questo caso Teresa Ferrara ha alzato molto di più il bagger, è riuscita a liberare la sua compagna che poi ha concluso il punto. Tanto qua ancora punto, un'invasione. Invasione e punto per la Lilliput, 18-13. Ci pare un'invasione quella che è stata fischiata, non abbiamo visto il gesto dell'arbitro a motivare questo fischio. Il segno comunque è che la battuta è a Lilliput che conquista il 18° punto. Ancora un'ottima battuta. Attacco da seconda linea della Smirnova che però grazie al nastro riesce a graziare, appunto, scusate il gioco di parole, la difesa di settimo che trova un buonissimo muro. Peccato che la palla finisca fuori, peccato ovviamente per quanto riguarda Lilliput, per fortuna per quanto riguarda Forlì le mani di Silvia Bazzarone toccano la palla che però cade fuori dal rettangolo di gioco. Ah, si torna adesso, Forlì prova a rifarsi sotto meno 4, diciamo che siamo quasi al giro di boa del primo set. È sicuramente così, la Saccomanni va in battuta e riesce a mettere in difficoltà la difesa di Lilliput che non riesce a trovare un buon attacco e soprattutto riesce a trovare per quanto riguarda Forlì le mani di Marilyn Straub che murano l'attacco avversario e consentono Forlì di portarsi a meno 3. Ancora la Saccomanni in battuta, palla molto lunga questa volta, troppo lunga. Lilliput 19, Forlì 15. La battuta era una bella battuta comunque, molto insidiosa della giocatrice di Forlì. Intanto in battuta c'è Laura Baggi. Con l'aiuto del nastro rischia di avere un vantaggio ancora una volta. Un punto segnato direttamente a Lilliput che si riporta in vantaggio. Tanti errori tecnici e l'allenatore Marco Breviglieri non è contento, chiama timeout. Assolutamente non può essere contento perché qua si susseguono le invasioni da parte di Forlì. Penso che per Lilliput almeno 5-6 punti arrivati per tramite un'invasione o comunque della altri, squadra ospite. Altri errori tecnici, diciamo. O invasioni o altri errori tecnici, come hai ben detto te. E quindi non può essere assolutamente contento coach Breviglieri. Vediamo cosa avrà detto, non riusciamo ovviamente a sentire le dichiarazioni dei due allenatori benché la panchina sia abbastanza vicina, in particolare quella di Forlì. Chissà se riuscirà a cogliere nel segno, a mettere calma ma comunque pressione alle sue giocatrici in modo tale da recuperare un set che è partito abbastanza male. Nel frattempo entra per Lilliput Rachele Morello con il numero 11. Battuta ancora del numero 3 Laura Baggi che tiene su un altro ottimo pallone,
molto difficile, tenuto su in qualche modo, la palla però ritorna per Volley 2002, Forlì che trova un attacco con Tess Bariaghero fenomenale, ma ancora migliore è la stoppata di Alessia Midriano che trova il punto del 21-15. E ora psicologicamente per Forlì si fa dura. Questo primo set sta andando dalla parte delle giocatrici di casa. Comunque il punto è in fotocopia dell'1-0 della Lilliput con l'errore di Tess Bariaghero, ma comunque è stata bravissima in questo caso Alessia Midriano. E intanto c'è il punto per Forlì, 21-16 per la Lilliput. La palla tocca l'asticella dopo la murata di Lilliput e quindi punto assegnato correttamente, giustamente, a Forlì. Forlì 16-21, come dicevi giustamente. Marilyn Straub prova la battuta, ancora Laura Baggi, buona la ricezione, ottimo la schiacciata fenomenale ancora una volta di Federica Biganzoli, che sta veramente diventando la mattatrice di questo primo set. La scelta difensiva di Lilliput è curiosa, spesso va a murare a uno contro gli attacchi, però al momento gli attacchi di Forlì, ma al momento sembra una scelta che sta pagando. Tess Bariaghero vede all'ultimo il pallone perché è coperta da un avversario, ce l'abbiamo proprio in linea, quindi abbiamo visto quello che esattamente ha visto lei. 23-16, Lilliput sta per conquistare il primo set della sua serie A2. Assolutamente, in questi ultimi tre punti purtroppo per lei, ma a Tess Bariaghero sta facendo degli errori grossolani, forse anche frutto della frustrazione e dello svantaggio che ormai si sta facendo abbastanza corposo comunque da parte della squadra piemontese. E un altro time out chiamato da Marco Breviglieri. Le squadre stanno terminando, appunto è terminato il secondo time out chiamato da Forlì. Il servizio sarà ancora una volta per Alessia Midriano. 23-16 per Lilliput, due punti per il primo set. Ancora cercata Tess Bariaghero in ricezione, ottima questa volta la giocata della numero 13 Flavia Assirelli, buonissimo il punto in idronotazione, un incrociato molto bene, una diagonale molto ben giocata proprio a trovare la zona libera della difesa di Settimo. Ancora la battuta che con l'aiuto del nastro mette in difficoltà la ricezione di Forlì, attacco molto importante, quasi tenuto. Veronica Minati trova il punto, una sorta di colpo del postino, palla che rimane tra il muro e la rete, colpo del postino per dirla alla Corrado Bosca. E intanto ultimo punto, 24-17, dicevamo, di Lilliput. Palla ancora per la Guerra e qua non può sbagliare, un diagonale molto stretto, molto basso, che si infrange a terra senza che nessuno possa fare niente per impedire questa realizzazione. 24-18. Prova a rifarsi qua Tess Bariaghero, perché gli ultimi punti della Lilliput sono stati frutto dei suoi errori e in questo caso cerca, in questo caso scusate, la Lilliput riesce a vincere il set con il punto di Federica Biganzoli, diciamo la giocatrice top di questo primo set. E chi meglio di lei poteva chiudere questa partita? Veramente una voglia matta, una grandissima prestazione per lei in questa prima frazione. Chi se l'aspettava una Lilliput così incisiva? Beh, sicuramente vedendo le giocatrici di Forlì, sapendo la storia di Forlì che comunque passa di anno in anno quasi dalla 1 alla 2, ci si aspettava una squadra diversa, invece è completamente nel pallone la squadra ospite. Invece la Lilliput sta giocando veramente bene, non ha sbagliato quasi nulla in questo primo set. Diciamo che le debuttanti in A2 sembrano quasi le giocatrici di Forlì più che quelle di Lilliput. Puoi dirlo bene, hai completamente ragione. Sottolineerei in particolare anche la prova difensiva della Parlangeli, che oggettivamente ha tenuto sull'impossibile in questo primo set, ha fatto davvero una prestazione sopra le righe dal mio punto di vista. Cosa ne pensi?
Parlangeli ha salvato in certi casi veramente l'impossibile. Diciamo che è un po' sottotono la giocatrice che tutti aspettavano, che è Tess Maria Guerrero, ha avuto molte difficoltà in questo primo set e quindi arrivati a metà Forlì ha un po' abbandonato e con la testa era già direttamente al secondo set, che tra poco inizierà. Probabilmente una volta che il distacco, lo scarto si è fatto piuttosto ampio, benché il coach Moglio abbia, scusate, il coach Breviglieri abbia provato a recuperare la situazione chiamando due time out, psicologicamente le giocatrici si sono sentite più tra virgolette in dovere di anche preservare le energie per dare tutto magari in un secondo set e riportare in parità la situazione a valle di un secondo set che sta per iniziare. Quello che sicuramente sarà contentissimo è il coach di settimo, Massimo Moglio, che ormai guida la Lilliput dal 2000 tra le giovanili e la prima squadra. 16 anni per lui alla guida tecnica della squadra di settimo torinese, classe 61, è sicuramente tra i migliori allenatori a livello piemontese quantomeno, ma ormai possiamo anche dire a livello nazionale, perché no? Allora, quello che hai detto te è giustissimo, ma sottolineiamo il fatto che negli anni il presidente ha voluto sempre mantenere la maggior parte delle giocatrici della squadra, perché come abbiamo detto inizio gara sono state cambiate solo, sono state prese tre giocatrici e mentre le altre l'anno scorso c'erano tutte, anzi qualche giocatrice dobbiamo ancora vederla e vedremo se entrerà in questo secondo set, se entreranno in questo secondo set. Si sono scaldate molto di fianco alla nostra postazione Erika Giacomel, Roberta Bruno tra le altre e anche il libero, chiamiamolo di riserva, la Giulia Bosi, che comunque con i suoi 20 anni garantisce non tanto esperienza ma quanto l'incoscienza di una giovane, di una squadra, per una squadra comunque come Lilliput, che ha molto da imparare per quanto riguarda questa nuova categoria, ma ha anche bisogno dell'incoscienza per poterla affrontare al massimo, perché sognare non deve essere mai vietato a niente, a nessuno, soprattutto se si vuole ottenere qualcosa di davvero importante. Nel frattempo sta per iniziare appunto il secondo set. Taia Guerrero è a servizio, l'arbitro fischia e inizia questo secondo set. Benissimo, subito la palla tenuta ancora una volta Biganzoli, intra rotazione, palla che finisce che viene tenuta, però l'arbitro chiama fallo da parte di Lilliput, probabilmente proprio di Federica Biganzoli, che va a chiedere chiarimenti all'arbitro, ma con la massima correttezza. Primo punto quindi in questo set per Forlì. Ancora la battuta di Agüero, palla tenuta dalla Parlangeli, troppo lunga, schiacciata quasi a sangue, quasi senza muro avversario. Palla comunque tenuta in qualche modo dalla difesa. La Smirnova, un'ottima schiacciata. La Bosi prova a tenere, la Baggi prova a tenere il pallone. Gli piega però le mani, ancora punto per Forlì, ancora Agüero a servizio con Forlì davanti per 2-0. La Smirnova, grande schiacciata della Smirnova contro la sua ex compagna di squadra, perché l'anno scorso giocavano tutte e due a Vicenza, sia la Smirnova che Laura Baggi, quindi uno scontro tra ex compagne. E intanto la Saccomanni trova il primo punto in una palla contesa sopra la linea, riesce ad avere la meglio e a trovare appunto il punto del 3-0. Ancora Baggi che tiene sul pallone, ancora braccio armato di Federica Biganzoli, questa volta il muro sporca la traiettoria, muro che devia anche l'attacco di Forlì, toccata, tenuta da Taia Guerrero incredibilmente questa palla, alzata, attacco da seconda linea, tenuto ancora su in qualche modo, stanno tenendo su davvero di tutto, punto molto lungo, davvero lunghissimo. E la Biganzoli prova a chiuderlo lei di potenza, di strapotere. La palla però è troppo lunga, finisce fuori, 4-0. Forlì ha iniziato sicuramente con un piglio diverso. Assolutamente, Forlì ha iniziato con un piglio diverso e anche Tess Maria Guerrero ha iniziato con un piglio diverso, come tutta la squadra. Anche se comunque c'è da dire che
Lilliput a comandare. Il punto precedente l'ha comandato per la maggior parte dello scambio. E adesso c'è un time out, il primo time out da parte di Coach Moglio. Sicuramente 5-0, parziale di 5-0 per Forlì, e sicuramente bisogna porre rimedio subito, soprattutto perché nelle ultime due battute è sembrata che la numero 3, Laura Baggi, ricevesse il pallone, che un pallone che era destinato probabilmente fuori ad uscire, e in particolare in questo secondo e ultimo punto la ricezione non è stata ottimale, la palla ha toccato il soffitto e questo vuol dire direttamente punto per Forlì. Probabilmente infatti Coach Moglio sta insistendo psicologicamente con lei, perché al momento ha quella che forse ha più bisogno di essere di motivazioni per riprendere il filo interrotto con la fine del primo set. Sì, Coach Moglio penso che abbia detto alle sue ragazze che di reagire, perché comunque siamo 5-0 e non è poi semplicissimo nella pallavolo recuperare lo svantaggio. Grandissimo intanto il punto di Veronica Minati, che trova l'angolo giusto in extra rotazione e riesce a trovare, a mettere giù il primo punto per Lilliput. Intanto volevo sottolineare che Coach Moglio gioca senza libero perché ha tolto Francesca Parlangeli. Giustamente era la rotazione, serviva la battuta, è stata sostituita. Intanto c'è un altro fallo fischiato, quattro tocchi probabilmente fischiati, se queste sono le indicazioni corrette che abbiamo scorto da parte dell'arbitro, per Lilliput, fallo dicevamo di Lilliput. Sesto punto per Forlì, 6-1, e rientra giustamente in rotazione la Parlangeli in quanto finito il turno di battuta. In questo caso il cambio, ritorna Parlangeli e adesso la Lilliput si difende strenuamente con Biganzoli. Muro a tre che però non ha alcun effetto perché Sara Cerano riesce a evitarlo. La palla però finisce molto lunga, ancora un errore di Laura Baggi, e palla che finisce fuori, dicevamo. Settimo punto per Forlì, uno solo di Lilliput. Moglio chiama nuovamente timeout e sta discutendo, come dicevamo in precedenza, proprio con la numero 3, Laura Baggi. Laura Baggi ha cominciato questo secondo set un po' con il freno a mano tirato, qualche errore in quest'ultimo punto, ha sbagliato la schiacciata anche di parecchio tra l'altro, e quindi sicuramente Coach Moglio l'avrà motivata a dovere. Lilliput deve assolutamente cercare di recuperare questo svantaggio di 6 punti. Vantaggio di 6 punti che sta tuttora quando Yasmina Krari trova il secondo punto. Finalmente Coach Moglio dice finalmente si stanno anche un po' sbloccando in questo secondo set in cui sono partite davvero col freno a mano tirato. Ci duole ripeterlo, però è oggettivamente così. La Bazzarone ora andrà in servizio e spera di tenerlo il più possibile, perché vorrebbe dire diminuire il distacco da Forlì in questa seconda frazione di gara. Buono l'attacco, buonissimo il muro a due di Lilliput, ottimo l'attacco anche dalla parte opposta, vediamo se tengono il pallone, in qualche modo ci riescono, però la palla finisce lunga, finisce fuori, e quindi punto ancora per Lilliput settimo dopo l'attacco di Veronica Minati. In questo caso difesa strenua delle giocatrici ospiti, hanno provato con un recupero incredibile ma la palla è uscita fuori. Ancora Silvia Bazzarone, questa volta non riesce a superare la rete, rincuorata dalle compagne di squadra, in particolare da Veronica Minati, e Smirnova va in battuta per Forlì, battuta flottante che sfiora solamente la rete. Cercano ancora Laura Baggi, bellissimo il pallonetto intanto dalla parte opposta. Taiaghero fa un contropallonetto, palla tenuta in qualche modo la Parlangeli in salto, tiene una palla incredibile, ma l'attacco ancora di Forlì. Ancora punto, Laura Baggi prova a immolarsi, non riesce a tenere il pallone, palla che è ancora nelle mani di Irina Smirnova. Questo punto veramente
bello da parte di Forlì, che ha attaccato dall'inizio alla fine, ha provato a fare i miracoli come sempre Francesca Parlangeli, ma in questo caso il punto è di Forlì. Ancora qualche difficoltà in ricezione per Laura Baggi e soprattutto ancora un errore in attacco da parte di Veronica Minati, palla molto molto lunga, troppo lunga, 3-10, il punteggio comincia a diventare soffocante per quanto riguarda settimo. Cercata ancora la ricezione di Laura Baggi proprio per sfruttare questo suo momento di difficoltà. La Ferrara tiene su una palla che ha dell'incredibile, la Parlangeli fa altrettanto, ancora la Baggi la mette in mezzo, free ball dalla parte opposta ancora della Parlangeli. Primo tempo deviato dal muro di Yasmina Akrari, ancora cercato il tocco a muro, muro fuori, non è così, la palla ancora a Thais Maria Guerro, palla che è momento di batti e ribatti, la Biganzoli non può attaccare, la mette dalla parte opposta, ancora una free ball, una rovesciata in secondo tempo, il punto ancora una volta di Forlì, ora sta veramente prendendo il largo e la situazione si fa difficile per settimo. Qua la situazione è difficile per la Lilliput, ma vorrei sottolineare il fatto che Forlì è una squadra trasformata dal primo set, sembra veramente un'altra squadra in campo. E la palleggiatrice Martina Balboni ha trovato appunto un punto in rovesciata, ancora un ace sporco perché cercata ancora una volta Laura Baggi, ancora una volta una ricezione non ottimale e altro timeout, questa volta timeout tecnico per entrambe le squadre. E qua timeout tecnico, però ho visto coach Moglio che ha fatto segno a Giacomel di togliere la casacca, che probabilmente entrerà lei al posto, immaginiamo, di Laura Baggi. Vedremo Laura Baggi, diciamo la Giacomel è forse più schiacciatrice, comunque vedremo appunto quale sarà l'indicazione di coach Moglio. Anche Laura Baggi giustamente è schiacciatrice, un cambio ruolo su ruolo può essere questo. Lo scorso anno la Giacomel aveva un ruolo quasi fondamentale, definirei, in squadra. Con questa nuova stagione, diciamo, l'inizio è stato più lasciato alla Baggi, chissà però che le indicazioni di Moglio non siano queste, ed è proprio così, come dicevi tu, Laura Baggi in netta difficoltà in questa fase di gara, lascia il posto a Erika Giacomel al suo debutto in A2, con gli applausi di tutto il Pala San Benigno, che la idolatra, diciamo, come la Parlangeli, una delle giocatrici più idolatrate. Ancora questa volta tiene un muro incredibile la Strob su un tentativo di attacco di Veronica Minati, non va neanche questa volta. Forlì veleggia a più 10, sta portando a casa il set quasi in totale relax. Forlì qua sta portando il set a casa con molta tranquillità, anche se qua prova a risvegliare il pubblico del Pala San Benigno, Federica Biganzoli. Ottima l'alzata all'indietro di Silvia Mazzarone, è grandissimo il punto di Federica Biganzoli, che ora va proprio al servizio. L'arbitro fischia, buona la battuta, in difficoltà una rullata praticamente la difesa di Forlì. Attacco ancora una volta della numero 15, Veronica Minati, che trova un secondo punto. Lilliput, seconda volta che fa due punti di fila, vediamo se riuscirà a ricucire ancora di più lo strappo che si è creato in questo inizio di seconda frazione. Biganzoli, come qualche istante fa la Bazzarone, dopo la seconda battuta sbaglia perché la tira direttamente in rete, e altra volta punto regalato a Forlì, più 9. Adesso Forlì sicuramente revitalizzata da questo errore della squadra di casa, ma adesso vediamo che c'è l'attacco di Thais Maria Guerro e c'è il punto. Hanno provato per Forlì tutti i modi a tenere su questa palla, non ci sono riuscite. Forlì adesso ribaltata psicologicamente la situazione del primo set, tanto la Bazzarone lascerà il campo, entrerà la numero 11 Rachele Morello, la giovanissima Rachele Morello, chiama subito lo schema alle compagne, cambio quindi in palleggio. Ricordiamo che non c'è Erika Garaffabotta, quindi
è stata aggregata la giovanissima, come dicevamo, Rachele Morello, uno dei talenti più cristallini della giovanili della squadra di Settimo. Thais Morioghero prova una diagonale incredibile che ha dell'impossibile. La Giacomo tiene la palla, che però va a finire addirittura contro il soffitto. Altro punto per Forlì, 16-5, e la situazione è sempre più difficoltosa. In questo caso semplicemente perfetta Thais Morioghero, ha fatto un miracolo difensivo su Giacomel e poi una schiacciata che ha beccato proprio le mani di Giacomel, che ha alzato la palla in bagher e ha colpito il soffitto. Grandissimo punto ora della Giacomel, che la mette la palla praticamente tra le braccia del muro avversario, facendo finire la palla fuori, consentendo a Lilliput di ottenere il sesto punto e alla Crane di andare in battuta in questo secondo set. Altro muro a uno di Erika Giacomel, che non riesce a deviare il pallone avversario. L'attacco è nuovamente per Forlì, ancora indovinate con chi? Thais Morioghero. Nulla può il salto di Federica Biganzoli. 17 per Forlì, 6 per Lilliput. È la giocatrice in più in questo secondo set, Thais Morioghero, che l'avevamo detto in fase di presentazione. Se lei riesce a giocare come vuole, diventa semplicemente devastante. L'avevi detto anche alla fine del primo set, che per Forlì quello che serviva in particolare era un nome e che poteva fare la differenza, ed era proprio quello di Thais Morioghero. E così è stato in questo secondo tempo. Salta e regala praticamente un attacco alla squadra avversaria, perché stava saltando senza muro il numero 10 di Saccomanni di Forlì. L'attacco quindi non si è concretizzato. Un incredibile attacco ora dell'Aguero e un'incredibile difesa della Parlangeli, due giocatrici veramente eccezionali. Ancora un attacco, ancora la Parlangeli. Cosa sta tenendo questa ragazza? Sta davvero giocando in A2 come se ci avesse giocato sempre, come se fosse il suo terreno. Saltano tutti sulle tribune dopo il muro incredibile di Alessia Midriano. La palla ha fatto un rumore incredibile, perché l'attacco era molto potente, ma le sue mani erano due pezzi di piombo che si sono immolati per consentire a Lilliput di ottenere il settimo punto. Qua bisogna dare assolutamente, anzi fare un applauso a Francesca Parlangeli, che ha tirato su veramente qualsiasi cosa, difeso strenuamente su Aguero. Giacomel questa volta salta a muro, ancora muro a uno sull'attacco in posto 2 di Forlì. Muro che devia solo il pallone, palla che finisce fuori, quindi 18-7 ancora per Forlì, che si avvicina sempre più all'uno pari in questo secondo set. Beh, ormai possiamo dire che questo set probabilmente lo vincerà Forlì, anche se le giocatrici della Lilliput non si arrendono. Mai dare per scontato qualcosa finché non l'hai ottenuto, però ovviamente se ci fossero delle quote, le quote sarebbero tutte per Forlì, che trova anche il punto numero 19. Rachele Morello non riesce a tenere questa palla e lascia ora al campo a Silvia Bazzarone, che rientra in palleggio. Probabilmente anche questa scelta di far debuttare una giovanissima come Rachele Morello, in quanto il palleggio riserva non era disponibile, si può leggere anche con una certa necessità di far rifiatare la palleggiatrice titolare. Intanto ottimo muro ancora una volta di Midriano e Giacomel. Aguero tra le mani del muro, palla che arriva alla Biganzoli, ancora una deviazione dal muro, attacco dell'opposto. Aguero che trova l'ennesimo punto incredibile di questa di questo secondo set, davvero incredibile, lo ripetiamo per lei, soprattutto dopo aver visto un primo set in cui non aveva entusiasmato, diciamocelo tranquillamente. No, primo set assolutamente non aveva entusiasmato, assolutamente, però in questo secondo set sta uscendo tutto il talento della giocatrice cubana, ex campionessa del mondo, come abbiamo detto inizialmente, 95-98, quindi due volte campione del mondo, Thais Morioghero. Queste cose sono sicuramente esperienze. Tanto grandissimo punto di Laura Baggi, che è rientrata proprio ora in campo al posto di Erika Giacomel.
E speriamo che l'aiuti anche psicologicamente questo primo punto. La Ferrera non è riuscita a tenere la sua battuta. Ottimo però dalla parte opposta il numero 13, Flavia Assirelli, trova un ottimo punto ancora ad incrociare. Se c'è una coda che abbiamo capito in questo secondo set è che Forlì non concede niente, assolutamente, più 12, e ora oggettivamente mancano solo 4 punti e in battuta c'è di nuovo Thais Maria Agüero. Ancora attacco da seconda linea di Veronica Minati, palla morbida e tenuta senza troppe difficoltà, altro attacco e altro punto, Saccomanni Laura, 22esimo punto per Forlì. E Forlì davvero che sta portando a casa questo secondo set in totale tranquillità. Ha iniziato male, lo ripetiamo ancora una volta, il primo set, ma in questa seconda frazione sta veramente, non sta facendo pietà, non si fanno prigionieri. Questo è il messaggio che vuol far passare. E intanto trova finalmente un altro punto la numero 12, Federica Biganzoli, col tocco a muro. Esce la Parlangeli in quanto c'è il servizio, il suo momento di servizio, va a battere la Midriano. Buona la battuta, tenuta però abbastanza semplicemente dall'attacco avversario. Ancora una volta Laura Baggi non riesce a tenere la palla. Qualche difficoltà per lei, esce proprio la Midriano, entra nuovamente in campo Francesca Parlangeli, quando la battuta è di nuovo per Forlì, a cui mancano 2 punti per il set. Questo secondo set ha visto un monologo completo di Forlì che ha annichilito completamente le giocatrici di Coach Moglio. Adesso set point set per point Forlì, arrivato con un grandissimo punto a muro di Irina Smirnova. Vediamo ancora in battuta Forlì. Buona la battuta, la Parlangeli tiene un altro ottimo punteggio. La Bazzarone prova a mandarla dall'altra parte, non ci riesce. Diagonalissima di Federica Biganzoli, attacco da seconda linea di Thais Maria Agüero. E chi se non lei, come nel primo tempo era successo dalla parte opposta con Federica Biganzoli, può chiudere un set dominato dall'inizio alla fine. 25-10 questa seconda frazione, dopo che la prima si era conclusa con il punteggio di 25-18 con parziali di 8-6, 16-12, 21-25 per quanto riguarda il primo set. Ma su questo secondo set penso che ci sia assolutamente poco da dire, è stato un monologo dall'inizio alla fine per Forlì. E probabilmente le giocatrici di Coach Moglio si sono ritrovate a fare i conti con la categoria e con queste grandi squadre che da un momento all'altro possono cambiare la partita. E sicuramente anche l'abitudine a giocare certe partite, come dicevamo, come abbiamo già ripetuto ampiamente, non fa che favorire Forlì, perché è riuscita, questa squadra è riuscita a rimettersi, diciamo, in sesto dopo un inizio non dei migliori, diciamo così. Eppure appunto non bisogna mai dare nulla per scontato, non bisogna mai demordere, e soprattutto ogni set ricomincia dallo 0-0 e ogni set conta uno, quindi anche per settimo ora l'importante è fare tabula rasa di quello che è successo finora e pensare di ripartire da un risultato di pareggio, consci del fatto che mancano solo 2 set per consentire la vittoria. Quindi riprendere la concentrazione con cui sono scese in campo all'inizio. Coach Moglio le sta in particolare istruendo, mentre le cosiddette riserve, le giocatrici che non sono entrate nel sestetto base, stanno riprendendo il riscaldamento. Ricordiamo tra loro anche Fatim Yasmina Kone, una giovanissima aggregata anche lei per questa prima di A2, anche lei sta sta portando a termine appunto il suo riscaldamento. Ma in particolare, scusami Simone, vabbè, volevo sottolineare il fatto che si sente la mancanza del capitano Marianna Bogliani. Ricordiamo che non ha ancora giocato in questa partita, però il capitano è sempre il capitano comunque, e quando c'è in campo lei le giocatrici, le sue compagne se ne accorgono. E ricordiamo soprattutto anche lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di commentare proprio la partita decisiva tra
Lilliput settimo e Domovip Porcia, e rientrava, diciamo, da un serio infortunio patito lo scorso anno. Comunque ha saputo, con il suo carattere e la sua voglia, dare un contributo anche psicologico molto importante alle compagne, e la sua felicità al termine della conquista di questo sogno che si chiama A2 è stata molto molto importante, molto molto genuina. Volevo sottolineare ancora una cosa, dicevo prima, su Laura Baggi, che comunque, pur essendo, non essendo tra le più vecchie, vanta comunque un discreto palmarès, avendo vinto già i campionati europei juniores nel 2010 e quelli mondiali nell'anno seguente, facendo seguito al bronzo delle europee, degli europei cadette del 2009, e vantando già ben quattro stagioni in A2 passate tra League Club Italia dal 2009-2010, ICOS Crema, e due stagioni a Vicenza, le ultime per l'appunto, prima di arrivare a settimo. Ed è proprio lei che darà il via a questo terzo set molto importante. Buona la battuta su Agüero. Agüero, ricezione non ottimale, punto regalato, perché la palla non è stata tenuta da Martina Balboni. 1-0, questa volta Lilliput sembra partire meglio. E ricordiamo però che il primo punto è sempre importante nella pallavolo, anche dal punto di vista psicologico. Poi le sue battute sono molto molto impegnative, riescono a tenere un pallone molto molto difficile. Flavia Sirelli lo conclude nel migliore dei modi, la V del muro lascia proprio un buco al centro in cui la giocatrice, la centrale di Forlì, non ha pietà e trova appunto la rete del pareggio. Va proprio lei in battuta, sbaglia però la battuta, palla che finisce direttamente in rete, 2-1 per Lilliput. Beh, il punto del pari, diciamo che è stato un bel punto, perché si erano scontrate le due il libero Ferrara con una sua compagna, e poi sono riuscita a concludere bene. Intanto vediamo la schiacciata della Smirnova, è grandissimo il punto, non riesce a tenerla su Veronica Minati, però la battuta ancora una volta su Thais Maria Agüero per mettere in difficoltà l'opposto con queste palle flottanti che girano molto e sono davvero molto molto insidiose, diciamo delle autentiche fucilate da parte di Irina Smirnova. Intanto sentiamo anche il capo ultra di settimo che incita la folla, e ne avendo onde. E se questi sono i risultati, Martina Crari tira giù veramente uno scaldabagno e trova il punto del 3-2 per Lilliput. La fucilata di Yasmina Crari, che ha piegato le mani della giocatrice ospite. Ottimo il muro ancora della Crari dopo una buonissima battuta di Silvia Bazzarone. 4-2, Lilliput si riporta in avanti. Muro, scrivono dalla tifoseria, è apparso il cartello, questo è muro. È partita benissimo, benissimo Yasmina Crari. Sta facendo palla molto lunga in questo secondo set. Palla molto lunga, scusami Simone, che finisce fuori di poco, l'arbitro però vede bene, proprio davanti alla nostra postazione. Non c'è l'occhio di falco, ci siamo noi però, per quanto possiamo contare, a testimoniare appunto la palla che finisce seppur di poco fuori. Saccomanni in battuta. Parlangeli alza molto bene per facilitare il compito di Silvia Bazzarone. La schiacciata è ancora una volta di Veronica Minati, trova le mani del muro che tocca fuori, 5-3 per Lilliput settimo. Beh, direi che si è ripresa bene la Lilliput confronto al secondo set. Questo è un set molto importante. Attacco da seconda linea ancora una volta. Il muro di settimo alla meglio sulla Smirnova, che prova un attacco, ripetiamo, da seconda linea, murato questa volta. Sesto punto per settimo. Solo tre i punti di Forlì. Hanno provato, scusami Mirko, a fare i miracoli qua le giocatrici ospiti, ma è stato bellissimo il muro da parte di Lilliput. Buonissimo un attacco in lungo linea ancora di Veronica Minati. Smirnova prova il pallonetto, questa volta le riesce. È stata molto brava Forlì a tenere, soprattutto dopo una battuta molto insidiosa da parte di Lilliput, ancora una volta a cercare Thais Maria Agüero per metterla in difficoltà sulla ricezione. Il palleggio non è riuscito a trovare il pallone così come lo voleva. Alla fine però
Forlì ha recuperato questa situazione andandosi a prendere con le unghie e con i denti il punto. Troppo alta la palla per Lacrari, muro a tre, la Saccomanni tocca solo la rete. Attacco da seconda linea anche per quanto riguarda la Biganzoli, no scusate, la Bazzarone. Bazzarone che prende questo pallone, lo alza per la Parlangeli, ancora Laminati una volta, la Parlangeli un'altra volta deve alzare il pallone e finalmente ci viene da dire per quanto riguarda le giocatrici di settimo e per lei in particolare. Laura Baggi riesce a trovare un punto decisivo in uno scambio che era molto lungo andando all'incrocio delle linee e vediamo le tra virgolette imprecazioni di Marco Breviglieri perché questo punto lo voleva fortemente. Ottimo ancora una volta la battuta della Crari. Thais Maria Guerro rompe le mani del muro, 7-5, punto ancora una volta per Forlì, ennesimo punto di Thais Maria Guerro. Ha fatto veramente tanti punti Thais Maria Guerro, in questo caso cerca di prendersi la squadra sulle spalle letteralmente perché Forlì è in difficoltà. Veronica Minati fa scendere un pallone che davvero è incontrollabile, è un missile teleguidato sulle braccia della Balboni che sì, lo devia ma non riesce a renderlo rigiocabile e ancora una volta Marco Breviglieri non la prende bene, si risiede in panchina scuotendo la testa. Battuta affidata a Veronica Minati, buona la battuta, la Ferrara tiene bene il pallone, Smirnova lungo linea in intrarotazione, la Bazzarone non riesce ad arrivare a muro anche perché le deve concedere parecchi centimetri. Lei alta 1,75, Irina Smirnova 1,88, con queste differenze si fanno sentire diciamo queste differenze soprattutto a muro. Assolutamente a muro si cede molti centimetri la giocatrice di Lilliput a Irina Smirnova. Intanto vediamo questo punto che sta per schiacciare Battiglia Bazzarone e siamo 9-6, ancora più 3. Ottima la schiacciata da seconda linea e ottimo soprattutto anche in precedenza il tiro, l'attacco di Laura Baggi che ha messo in seria difficoltà la difesa di Forlì. Laura Baggi che va proprio lei in battuta, palla ancora per la Smirnova, muro che smorza questo pallone, Bazzarone ancora verso posto 3, palla sulla linea e la Parlangeli veramente esulta con tutta la grinta che la contraddistingue. 10-6 per Lilliput, massimo vantaggio in questo set, primo cambio, esce la Smirnova, non riusciamo a scorgere qual è la giocatrice che entra la numero 8 Alessandra Guasti, anche lei schiacciatrice e battuta ancora nelle mani di Laura Baggi con il numero 3 che sembra essersi ripresa dopo un secondo set degli orrori, potremmo definirla dal suo punto di vista. Sì, assolutamente, un secondo set giocato in modo negativo da Laura Baggi che con il punto precedente vediamo se si rifarà e se rialzerà il suo morale che nel secondo set era letteralmente a terra. Una super giocata da Assirelli, riesce comunque a disinnescare il settimo, palla che danza sopra il nastro e ritorna tra le mani delle giocatrici di settimo. Alla fine l'attacco di Federica Biganzoli finisce ampiamente fuori, punto per Forlì che ritorna in battuta con Flavia Assirelli proprio davanti alla nostra postazione. Vediamo la giocatrice, il centrale di Forlì partire. Buona la battuta, la palla è regalata, una free ball, non possono attaccare da settimo. Ottima la schiacciata, ottima la palla tenuta su della Parlangeli, ancora la Biganzoli su Agüero, Agüero tiene sul pallone, attacco smorzato ancora una volta dal muro, ancora una volta però non riescono a metterci una pezza nella fase difensiva. La Saccomanni riesce a ottenere l'ennesimo punto dopo i 4 della prima frazione e i 3 della seconda. Qua si riporta a meno 2 Forlì, punto molto importante, dalla battuta c'è la numero 13 Assirelli. Ancora buonissima la giocata, una diagonale molto interessante della Midriano, ancora l'attacco è toccato
dal muro e sentite il Pala San Benigno, veramente molto molto caldo, sta facendo sentire la sua passione alle giocatrici di settimo, che sicuramente ne fanno buon uso perché sono avanti di 3 punti, 11-8 in questa terza frazione. Questo è il canovaccio di questo terzo set, comunque Lilliput che comanda, Midriano, Forlì che insegue, però adesso massimo vantaggio più 4. Timeout tecnico sul 12-8 per Forlì quando Alessia Midriano prova questo grandissimo punto con colpevole, diciamo una ricezione non ottimale, ci pare della Saccomanni, ma non siamo sicuri. Comunque anche in questo caso cambia poco il senso, e la cosa importante è che Lilliput è davanti per 12-8 quando appunto c'è il secondo timeout, scusate, il primo timeout tecnico di questa secondo, di questo terzo set. Abbiamo visto coach Brevilieri molto arrabbiato con le sue giocatrici, difatti adesso ha chiesto questo timeout tecnico e probabilmente ha caricato le sue giocatrici che nuovamente dopo il primo set devono inseguire in questo terzo set dopo aver letteralmente dominato il secondo set. Secondo set che ha visto Thais Maria Guerro segnare 6 punti a referto, la migliore nel secondo set. Ora fischia l'inizio di questa nuova frazione, di questo nuovo, diciamo, ripresa di gioco di questo terzo set. La palla è ancora per l'attacco di settimo, Murato ancora una volta, un buonissimo primo tempo, non sappiamo quanto voluto, Yasmina Crari già in salto si ritrova la palla sulle mani, una sorta di veloce giocata per lei e la palla viene deviata dalla difesa di Forlì, finisce sul muro a lato di questo impianto. Punto per Lilliput che però regala il punto successivo sbagliato, facendo fermare la battuta sul nastro, 13-9, quando la numero 8 Alessandra Guasti va in battuta per Forlì. Questa volta la ricezione è molto buona e la Crari sta salendo veramente di condizione, è cercata tantissimo in questa fase di gioco e soprattutto Laura Baggi in ricezione e in difesa sta facendo finalmente in positivo la differenza. È in fiducia Yasmina Crari, possiamo dirlo senza problemi, quasi decisiva in questo terzo set. Sta contribuendo a scavare quello che al momento è un solco che vale solo 5 punti, che diventano nuovamente 4 perché l'attacco della Strob è molto molto incisivo. Il muro non c'è, non riesce a difendere e la palla cade all'interno del rettangolo difeso da Lilliput. 14-10, battuta affidata alla Saccomanni. Buona ancora la ricezione della Vosi, forse un pelo troppo lunga per la Bazzarone che non ha compito semplice. Cerca la Crari, molto difficile questa giocata sia per il palleggio sia di conseguenza per la schiacciata. Muro di Forlì che rosicchia un altro punticino, 14-11, ancora Saccomanni in battuta, difesa molto, percezione molto buona della Parlangeli, tenuta in qualche modo, provata un attacco direttamente da palleggio e un'ottima schiacciata di Federica Biganzoli. Quanti punti per lei questa sera? Quanti punti? Stasera tanti tanti punti per Federica Biganzoli, una delle poche che giocatrici positive nel secondo set e quindi si riporta a più 4 Lilliput. Attacco intanto, scusami, di Thais Maria Guerro che tocca l'asticella laterale e quindi chiamato nel frattempo anche un altro timeout da parte di Forlì, ma dicevamo punto assegnato a Lilliput proprio per quanto dicevamo prima, la palla ha colpito la sticella a seguito dell'attacco di Thais Aguero e quindi Lilliput che torna in battuta sul punteggio di 16-11. Probabilmente quest'ultimo punto è un po' possiamo dire un errore di frustrazione da parte di Thais Maria Guerro.
vede che la situazione comunque sta facendo difficile in questo terzo set per la sua squadra, e è normale incappare in degli errori abbastanza elementari per una giocatrice come lei. Sì, non tanto un errore di frustrazione, lo definirei più che altro un errore dettato da un palleggio non ottimale, si è ritrovata una palla non ottimale da giocare, quindi ha fatto quello che poteva. La ricezione della Sacomani è troppo lunga, consente un nuovo attacco per Lilliput, disinnescato dal muro. La Ferrara questa volta deve alzare per Agüero, il muro la tiene lì, palla che rimane ancora su, e ancora Agüero a saltare tra le mani del muro, si allargano troppo, quel tanto che basta a Thais Mari Agüero per segnare il punto numero 12 di questo terzo set per farlì. Si era difeso bene il muro di Lilliput in questo caso, però è stata caparbia Thais Mari Agüero a insistere e a trovare il punto del meno 4, che adesso diventa ancora meno 5, più 5 a seconda di come la vogliamo vedere, da una parte o dall'altra, perché un'ottima palla tesa da parte della Bazzarone per l'attacco dell'Acrari consente a Lilliput di ottenere il 17° punto e di far sentire di nuovo la sua parte di curva. Ancora un punto dalla parte opposta per Thais Mari Agüero, velocissimo questo scambio, palla tenuta molto bene su Agüero, che si trova a giocare una palla molto difficile, riesce con un gioco di polso a indirizzarla nell'unica parte di campo scoperto, eludendo anche l'intervento del muro. 17-13, ennesimo punto di Thais Mari Agüero, che 6 ne ha fatti registrare nella sola seconda frazione. Chissà in questa terza frazione. Ottimo intanto ancora il muro sempre di Agüero. Questa volta però il pallonetto, la palla è incredibilmente tenuta su, la gioca l'Agüero, è segnato però il punto a Forlì. Sembrava una palla che si stava spegnendo, che si era spenta al di fuori del rettangolo di gioco, invece l'arbitro dice che il punto è in campo, la palla cade in campo. 17-14, sempre Lilliput a comandare, ma Forlì sta lentamente rosicchiando tutti i punti. Ottimo l'attacco ancora del numero 3 di Lilliput, Laura Baggi, tenuto su non si sa come, e la palla finisce, indovinate dove? Finisce in posto 4, dove l'opposto Thais Mari Agüero trova un ennesimo punto. Ma che prestazione, è stato un diesel, ha carburato lentamente il primo set, molto non ottimale diciamo per lei, molto deficitario, solo 2 punti per lei, sono diventati 6 nel secondo, nel terzo sta veramente dando il bianco, come si può dire con un termine gergale, sta veramente facendo la differenza. Vedremo se questo saprà ripetersi per il finale di questo set, anche perché comunque dalla sua ha l'esperienza, ma ha anche un'età che nei raffronti di molte compagne e di molte avversarie può essere un peso. In questo caso diciamo che gli ultimi punti, volevo sottolineare che sta difendendo benissimo Forlì, cerca di attaccare nel miglior modo possibile Lilliput, ma tra la difesa di Forlì e Thais Mari Agüero, Forlì sta cominciando a rosicchiare punti. La Baggi, 2 grandissimi attacchi a un muro, ottimo un attacco di seconda linea della Biganzoli, tutto quanto disinnescato dalla difesa di Forlì, che come dicevi giustamente non sta lasciando scendere un pallone a terra, diventa difficile anche trovare una motivazione per Lilliput, che si vede continuamente annullare tutte le azioni più pericolose, non in questo caso perché le mani del muro toccano solo il pallone che finisce fuori. Lilliput 18, Forlì 15, nuovo punto per Forlì, che ritrova appunto la battuta. Ci voleva questo punto per la Lilliput per tornare a più 3 e per comunque rialzare il morale di una squadra che stava subendo le angherie offensive di Thais Mari Agüero. Alessandra Guasti intanto smonta il muro eretto da Lilliput, 16-18, dopo che un'ottima battuta di Veronica Minati aveva messo in difficoltà in salto di potenza, aveva messo in difficoltà Thais Mari Agüero. Ora in battuta dall'altra parte, battuta ancora flottante, la Biganzoli la tiene molto bene anche, molto bello anche, scusate, l'attacco di Alessia Midriano,
che dopo i tre punti del primo set, il primo e l'unico del secondo set, trova punto anche in questo terzo set, 19-16 per Lilliput, che lentamente si avvicina all'obiettivo terzo set. Laura Baggio, ottima battuta, attacco ancora una volta molto molto deciso e molto molto importante di Laura Saccomanni. 19-17, battuta di Flavia Assirelli. Però volevo sottolineare il fatto che, a differenza del primo e del secondo set, questo terzo set è più lottato. Le squadre sono lì sempre a distanza di 2-3 punti e nessuno si vuole arrendere. Grandissimo intanto il muro ancora una volta il numero 10 Laura Saccomanni, che sta facendo la differenza in questi ultimi istanti di gara. E siamo 18-19, siamo nella fase più calda del match. Assirelli ancora a servizio. Buona la ricezione della Parlangeli. L'attacco è tenuto su dal muro. Palla ancora però per Lilliput, che non riesce a ottenere questo punto. Lo ottiene ancora una volta. Forlì, 19 pari. Ancora una volta Laura Saccomanni appunto, dopo che la Parlangeli non è riuscita a tenere la sua schiacciata davvero davvero potente e davvero difficile da difendere. L'insistenza di Forlì possiamo dire che in questo caso paga, perché è sempre stata avanti la Lilliput, ma adesso punto su punto sta recuperando la squadra romagnola. Attacco da seconda linea tenuto, c'è invasione. Attenzione la Saccomanni, va a protestare e si becca anche un cartellino giallo. Giustamente è stato più uno scatto di nervi, dice, non ha toccato nessuno. Dice Maria Guerro va con molta più flemma, con molta più calma e ovviamente con molta più esperienza a colloquio con l'arbitro. L'arbitro gli spiega le sue ragioni, le spiega le sue motivazioni. La sostanza non cambia, Lilliput 20, Forlì 19, dopo che probabilmente l'invasione fischiata a Laura Saccomanni decreta appunto il nuovo vantaggio di Forlì. Alza le spalle Martina Balboni, dice, io di certo non sono stata. Ma in questo caso è stato giusto il giallo a Saccomanni, perché è stato, come hai detto te giustamente, è stato più uno scatto d'ira che una protesta mirata, anche frutto del risultato, visto che siamo lì a un punto di distanza, 20-19 per la Lilliput. E siamo nella fase calda del match. La Guerro non ha una buona ricezione, questa volta è salvata perché la palla non scocca contro il soffitto e poi riescono a buttare di là il pallone. L'attacco di Lilliput si infrange contro la parte alta del nastro, 20 pari, e qua la situazione si fa calda, si fa bollente. Assolutamente, situazione bollente di questo terzo set. Fortunata, diciamolo, molto fortunata Tess Maria Guerro, perché la palla non ha toccato per questione di centimetri il soffitto che poteva portare Lilliput a più 2, però il muro semplicemente perfetto da parte di Forlì. Forlì in difesa in questo terzo set sta facendo davvero la differenza, sta tenendo davvero su tanti palloni. La Guasti in battuta intanto, ottima ancora la ricezione della Baggi. Questo terzo set nulla da dire, nulla da eccepire nella sua fase difensiva. Palla che è molto una sorta di parapiglia e alla fine il punto è di Forlì. Il muro non riesce a tenere di quel pallone. Coach Moglio scrolla le spalle con le sue giocatrici dicendo, ma come si fa, come si fa, vediamo, non sappiamo con chi ce l'abbia, a chi stia facendo riferimento. Sta parlando in particolare con posto 5, posto 4 probabilmente, vediamo se ce la sembra avercela più che altro con Silvia Bazzarone. Qualche scelta che non ha digerito il coach di settime. Forlì che si porta avanti per la prima volta in questo set, riesce la Bazzarone a mettere la palla dall'altra parte. Qualche problema nella fase difensiva, la Guerro riesce a trovare un secondo tempo e qualche difficoltà. Ora questo set è molto molto delicato e lo si nota anche da questo, molti errori
dovuti alla frenesia di cercare di ottenere il punto nel più breve tempo possibile. Molti errori, certi anche molto elementari, frutto della frenesia e del risultato, però in questo caso ha avuto la meglio Yasmina Akrari, che è riuscita a fare il punto per la sua squadra. E coach Mogli è andato a parlare proprio con Yasmina Akrari, che si è posta di fianco alla Biganzoli. Probabilmente c'è stata la richiesta di uno schema e c'è subito il punto. Grandissima la Bazzarone e grandissimo l'urlo liberatorio, proprio selvaggio, di Silvia Bazzarone. 22-21, nuovo vantaggio per Settimo, e ora il time out è chiamato da Forlì. Siamo nella zona calda, in questo punto dobbiamo dire che l'errore è stato di Tess Maria Guerro, perché la palla stava arrivando tranquillamente verso Teresa Ferrara, che si apprestava a ributtare la palla dall'altra parte della rete. La giocatrice cubana è intervenuta e sbagliato la ricezione, la palla è finita fuori. Time out che sta per finire, anzi è finito, e ripartirà proprio con il servizio di Silvia Bazzarone. Ancora una volta lei. Vediamo se saprà ottenere un altro ace o se Forlì riuscirà a riportare la palla dalla sua parte. Ottima la ricezione della Ferrara. L'attacco è molto interessante, ma tenuto su molto bene dalla Biganzoli, che è un fascio di nervi. Tiene su questo pallone, schiaccia sempre lei il pallone. La Parlangeli ancora una volta, la Bazzarone lì indietro. L'attacco è tenuto ancora da Forlì. Palle molto molto lunghe, ancora Guerro allarga non benissimo, attacco da seconda linea della Guasti, lunghissimo, guarda per terra in segno di sfiducia. 23-21, e nel frattempo si sente sempre di più la voce di Ronnie Matese, capo ultra di Lilliput Settimo, che incita la tifoseria nel momento più caldo di questo quarto set. Peccato ora la Bazzarone, peccato sempre per quanto riguarda Settimo, ma per fortuna per quanto riguarda Forlì. Il servizio finisce nel centro della rete, errore diciamo grossolano, e la palla che giunge alla Saccomanni, che si è resa protagonista comunque di un terzo set molto 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 buono, molto giocato, molto molto bene. L'attacco ancora è della Guerro, che trova le mani del muro, la palla però finisce fuori. 23 pari ancora la Saccomanni, andrà in servizio. Gli occhi della Tigre, vediamo, le leggiamo in faccia, molto concentrata, molto determinata. Lilliput però non deve aver paura. Prova a riportare riporta le sue compagne sul 23 pari. Tess Maria Guerro schiacciata, che piega le mani del muro, però si riporta a più uno Lilliput, 24-23, set point. Stessa cosa succede dalla parte opposta, palla sulle mani del muro e palla che finisce fuori. E ora Federica Biganzoli ha tra le mani il pallone per la battuta, 24-23. Buona la battuta, non ottima la ricezione, palla ovviamente che finisce per Taia Guerro. La Parlangeli la tocca solamente, palla che finisce fuori, però a seguito del suo tocco, 24 pari, si andrà ai vantaggi in questo terzo set combattutissimo. Ma che bel terzo set, bellissimo terzo set, e che freddezza da parte di Tess Maria Guerro. Ha fatto un punto bellissimo, è riuscito a bucare Francesca Parlangeli, che fino adesso è stata impeccabile. Buonissimo il primo tempo, intanto la Straub riesce solo a tenere su questa palla, che questa volta tocca al soffitto, più uno Lilliput, altro set point. Questa volta in servizio andrà Yasmina Akrari col suo numero 18. Vediamo ancora, il pubblico sta cercando in tutti i modi di portare questo set a casa, in tutti i modi, e ci riesce con un muro a due. La Midriano aiuta le mani di Veronica Minati, che porta a casa il secondo set 26-24 dopo il 25-18 e il 10-25 dei primi due set. Lilliput 2, Forlì 1.
chi se lo sarebbe mai aspettato? Pochi se lo aspettavano. Come abbiamo detto da inizio partita, era Forlì la squadra, diciamo, favorita all'inizio, però adesso si ribalta tutto assolutamente. Questo 2-1 Lilliput, come hai detto te, chi se lo sarebbe mai aspettato? E avevano anche più pressione dalla loro parte. Ora, per quanto la Caba la possa contare, nei primi tre set hanno vinto sempre le squadre che hanno giocato nella metà campo opposta alla nostra postazione. Chissà se questo si ripeterà anche nel quarto set, vorrebbe dire quinto set, tie break, altrimenti vorrebbe dire cambiare quello che è successo fino adesso, vorrebbe dire per Lilliput 3-1. Comunque, l'obiettivo dichiarato di questo inizio di stagione per Lilliput era il salvataggio, quindi riuscirsi a salvare al termine di questa stagione con un inizio così. I presupposti paiono fin poco ottimistici, diciamo. Beh, allora, diciamo che se Lilliput dovesse vincere questa partita contro una squadra comunque che è favorita per risalire in Serie A1 come Forlì, gli scenari cambiano. Probabilmente si può puntare a qualcosa di più, però bisogna essere sinceri e dire che siamo alla prima stagionale e che comunque la partita non è ancora finita. Assolutamente sì, però già due set portati in cascina per una squadra come Settimo, che lo ripetiamo all'ennesima potenza, all'ennesima volta, è alla prima assoluta, al debutto assoluto in Serie A, in Serie A2. Ricordiamo comunque che la 2 si compone di 14 squadre che affronteranno un girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno e a valle di questi un playoff promozione. La prima passerà direttamente, playoff dal secondo al settimo posto, la vincente dei playoff salirà anch'essa in A1. Mentre per quanto riguarda le retrocessioni, dodicesima, tredicesima e quattordicesima, le ultime tre retrocederanno direttamente, decima e undicesima arriveranno allo spareggio solo se il distacco sarà inferiore ai 5 punti. Playout, diciamo, al meglio delle tre gare. Se il distacco sarà superiore, la undicesima retrocederà direttamente. La fine della regular season sarà domenica 10 aprile, l'inizio ovviamente è quest'oggi, domenica 18 ottobre 2015. Io farei, prima che di iniziare a commentare questo quarto set, farei anche un in bocca al lupo all'altra squadra piemontese che gioca in A2, che è Fenerachieri. Fenerachieri quest'oggi commentata dalla voce di Eugenio Bertone per Radio TBS e The Black Studio. Le due società di Torino, appunto Lilliput Settimo e Chieri 76 in A2 questa stagione. Primo punto in questa quarto set per Lilliput, che si porta sull'1-0 e battuta di Yasmina Akrari. Il punto della solita Yasmina Akrari. Ha fatto una buonissima prestazione finora. Buona anche questa battuta, sembrava così. No, perché la palla è finita leggermente, da quello che vediamo da questa parte di campo, leggermente fuori. Il servizio passa dalla parte opposta con la numero 13 Flavia Assirelli. 1-1 il punteggio in questo quarto e importantissimo set. La Biganzoli tiene benissimo il pallone, ancora bella la giocata, cercato un pallonetto, non sortisce effetti. L'attacco dalla parte opposta è della solita numero 10 Laura Saccomanni, che oggettivamente, tolta Thais Maria Guerro che è cercatissima e ha fatto davvero tantissimi punti, è la giocatrice che al momento nel terzo set è stata la più cercata e la più prolifica. Dopo Thais Maria Guerro, Laura Saccomanni ha fatto benissimo, benissimo, assolutamente, come hai detto te, molto cercata dalle compagne. E intanto la palla è per Laura Baggi, che prova la schiacciata, la palla finisce fuori, 3-1 Forlì, primo mini allungo di questo quarto set. Palla che finisce ampiamente fuori per Laura Baggi, 3-1, e Forlì che prova a rifare come nel primo set, ossia prendere il largo da subito. Ancora Laura Baggi, buona la ricezione, Bazzarone serve ancora la Baggi, prova il pallonetto tenuto molto bene da Forlì, l'attacco è molto
molto intenso. Laura Baggio ancora una volta, ancora una palla tenuta, ma che difesa da questa, in questa partita, da una parte e dall'altra. Attacco da seconda linea dell'Agüero, palla che finisce in rete. Punto, secondo punto per Lilliput. Ricordiamo, per tornare a bomba sulla questione Saccomanni, che comunque 24 anni appena compiuti l'8 di novembre, di ottobre, 191 centimetri, ma una grandissima esperienza, nasce pallavolisticamente a Roma e ormai sta veramente conoscendo la A1 e la A2 da parecchie parecchie stagioni, pur essendo comunque una giovanissima giocatrice. Attacco da seconda linea della Biganzoli, cosa ha trovato? È proprio andata a togliere la polvere dalla linea laterale. 3-3, siamo di nuovo in parità, quando la numero 15 Veronica Minati va a servizio. Biganzoli ha beccato l'ultimo centimetro disponibile di campo, però c'è da dire che l'ha proprio cercato questo punto, l'ha proprio cercato l'ultimo centimetro disponibile di campo. Ed è stata un'ottima scelta, il punto sembra di Lilliput, però viene chiamato un fallo agli stessi giocatrici di Lilliput che smettono di esultare. Palla che torna a Forlì, 4-3, nuovo vantaggio a Forlì. La battuta alla Smirnova, non ottimale la ricezione, ancora cercato un'altra volta la Baggi il suo attacco, salta senza muro e riesce comunque la Parlangeli a tenere il pallone. La palla finisce fuori, Laura Baggi, sembrava buono il suo punto, sembrava aver toccato la linea, non è stato così. 5-3 per Forlì. In questo caso meno fortunata Laura Baggi di Federica Biganzoli, ha provato anche lei a beccare l'ultima parte disponibile del campo, ma la palla è uscita di pochissimo. Mazzarone, che bella palla per la Medriano, ma soprattutto muro a uno di Laura Saccomanni, che sta veramente veramente giocando una grandissima grandissima partita. Dicevamo, lei è nata a Roma, è arrivata fino in A2 a Roma, poi si è stabilita a Pesaro per 3 anni, addirittura in A1, e viene appunto da 2 anni a Montichiari, tra A1 e A2, A2 e A1, e per la prima stagione appunto veste la maglia di Forlì, ma lo sta vestendo veramente con grande carattere. Agüero, mani del muro, palla che rimane però a Forlì, ancora un attacco della Smirnova. Bazzarone che gira la palla, anziché alzarla mette una sorta di rovesciata nell'altra metà campo. 6-4, Lilliput si riprende rifiata. Era importante questo punto per Lilliput per non ritrovarsi a meno 4, e poi si sa che nella pallavolo, quando il vantaggio comincia a farsi pesante, è difficile recuperare. Palla regalata, una sorta di free ball per Lilliput, l'attacco della Biganzoli finisce fuori, chiede il tocco a muro, gli arbitri non lo concedono, no, esattamente. Intanto infatti la Saccomanni proprio andrà in battuta nel 7-4. Ha chiesto il tocco a muro Biganzoli, che qua dalla nostra postazione effettivamente sembrava esserci, poteva sembrare. La Saccomanni fa un errore esagerato, proprio grossolano, la palla è stata colpita proprio male, finisce proprio nel mezzo della rete. Intanto in battuta andrà con il numero 6, la solita Alessia Medriano. Buona ancora la battuta, tenuta molto bene, il tiro tenuto dal muro, la Medriano ancora allarga per la Bazzarone, lì indietro per Yasmina Crari, non c'è tocco del muro, palla nettamente fuori. 5-8, Forlì rimane in netto vantaggio. Qua in questo caso Yasmina Crari ha tentato di colpire le mani di Tess Maria Guero, ma la palla è finita larga e nettamente fuori dal campo. La messa dalla parte opposta dalla Bazzarone un po' a caso. Agüero, toccata dal muro, tenuta molto bene in definitiva. Bellissima la giocata di Veronica Minati a scavalcare il muro e a far scendere la palla là dove nessuna riesce a andare, a dire di no all'attacco della numero 15, opposto di settimo, Veronica Minati. Pallonetto da manuale di
Veronica Minati che ha sorpreso letteralmente la difesa di Forlì. Ancora la battuta della Biganzoli, un ottimo attacco ma soprattutto un'ottima difesa della Parlangeli. Biganzoli ancora prova l'attacco, niente da fare. L'Agüero viene murata, tengono il pallone ancora per l'Agüero ma è troppo lungo. Ancora Veronica Minati, grandissima prestazione per lei all'esordio con Lilliput. Mani fuori di Thais Maria Agüero, 7-8, Lilliput che si rifà solo. Questo quarto set sta uscendo alla distanza Veronica Minati, suoi gli ultimi punti della squadra di casa e Lilliput si riporta a meno 1. Ora buona la battuta, attacco da seconda linea della Smirnova, la Parlangeli si immola ancora una volta, Biganzoli a tutto braccio, niente da fare però anche il libero dalla parte opposta non fa scherzi, c'è un fischio e il punto è assegnato a Forlì. Ancora una volta entreranno poi a pulire le macchie dovute ai continui tuffi delle giocatrici in campo. 9-7 al momento per Forlì. In questo caso era stata fenomenale, come del resto in tutta la partita, Francesca Parlangeli. E poi per Forlì ci ha pensato Thais Maria Agüero. Ancora una volta c'è un fischio chiamato tocco a rete probabilmente della Bazzarone e Coach Moglio si infastidisce per questi errori continui, per questi punti regalati. 7-10, Forlì riprende il largo, annulla i punti che avevano recuperato poc'anzi le giocatrici di settimo. Bellissima la giocata, riescono non si sa come però a tenerla da Forlì. Che fase difensiva questa volta, non possono niente sulla super giocata da Yasmina Crari. 8-10, ancora 2 punti da recuperare e Federica Biganzoli ancora in battuta. Super punto di Yasmina Crari che ha schiacciato indisturbata e riporta Lilliput a meno 2. Battuta ancora della Biganzoli, cerca la Baggi, poteva attaccare probabilmente, non era in fiducia, ha regalato la palla alle compagne, poi riescono a trovare non si sa come punto le giocatrici di Forlì, palla che rimane tra le mani del muro di Lilliput e non ritorna dalla parte opposta. Forlì nuovamente a più 3, ancora Thais Agüero. A questo punto c'è stata una sorta di rimpallo tra il muro, del muro di Lilliput composto da Yasmina Acrari e Laura Baggi e massimo vantaggio per Forlì, più 4. Yasmina Crari, più 4 in questo momento perché Yasmina Crari ha fatto una schiacciata tutta mano tenuta molto bene da Flavia Sirelli. Nel prosieguo dell'azione poi Forlì è riuscita a mettere a terra il punto del 12-8. Arriviamo a 12, time out tecnico in questa quarto set. Vediamo cosa diranno i due coach alle relative giocatrici per portare avanti questo secondo, scusate, questo quarto set molto importante nell'economia del match. Beh, questo quarto set è vero, Forlì ha più 4, però Lilliput non, sicuramente non si arrenderà. L'anno scorso ci ha dimostrato, soprattutto in gara 3 con Porcia, di poter recuperare anche degli svantaggi importanti. Molto importante è il contributo che sta dando a questa competizione a Lilliput Veronica Minati, lo ricordiamo, è la prima stagione a settimo per lei, 6 stagioni in A2, già in A1 nel 2002-2003 con Spezzano dopo essersi conquistata la promozione l'anno prima, e esperienze in A2 francese, scusate, in A francese per due anni fa con il Nantes, e lo scorso anno la A2 anche con Soverato, quindi una giocatrice molto molto esperta. Thais Maria Agüero, come i grandi della pallavolo fanno notare, che l'errore a servizio subito dopo un time out è una delle cose più frequenti che capitano, neanche lei riesce a sfuggire a questa regola non scritta della pallavolo. Yasmina Crari intanto va a battere, cerca subito l'opposto di Forlì, la palla riesce a essere di nuovo fatta
salva dalle giocatrici di settimo, palla che danza sopra il nastro e alla fine Alessia Midriano riesce a saltare a sangue senza muro davanti e a trovare il punto del 12-10. Ancora Yasmina Crari a servizio, stavolta serve direttamente sul libero, qualche difficoltà in ricezione per Forlì, la palla comunque è ancora più difficile, di difficile gestione da parte delle giocatrici di Lilliput, ma quando si dà la possibilità a Laura Saccomanni di attaccare a piene mani è davvero, si fa difficile tenere il pallone e infatti Forlì torna sul più 3, 13-10. Qua la Saccomanni un'autentica fucilata su Silvia Bazzarone, che ha provato a respingere ma non ce l'ha fatta. Intanto qua l'errore, il primo per lei in questo set di Veronica Minati. Veronica Minati che chiude troppo la diagonale, palla che finisce ampiamente a lato, quindi fuori. Lilliput che rimane a meno 4, Forlì che sta ripartendo con il tentativo di fuga, la fughina, e qua si concretizza ancora con il muro della numero 10, Laura Saccomanni, veramente una grandissima giocatrice. Dicevamo, ha vissuto la 2 con Roma, ha vissuto Pesaro 3 anni in A1, ma soprattutto si è laureata con Pesaro, campione d'Italia, vincendo pure la Supercoppa italiana, essendo miglior under 20 in A1 nel 2009-2010 appunto a Pesaro, miglior under 20 in A2 nel 2008-2009 a Roma e miglior schiacciatrice nella Girl League del 2008 sempre a Roma. Quindi è una giocatrice che, già lo dicevamo in precedenza, non è tra le più esperte per quanto riguarda l'età, ha 24 anni, ma sicuramente come esperienza di partite, incontri e trofei ne ha ben donde. Nel frattempo Lilliput ha trovato il punto del 11-15, ha ridotto di uno il distacco quando a servizio andrà Veronica Minati. Battuta in salto molto molto offensiva la Saccomanni, ancora una volta non fa prigionieri. Altro punto, 16-11, e questa volta sarà difficile per Coach Moglio trovare una tattica per cercare di arginare lo strapotere del numero 10 avversario. Beh, siamo a metà set, più 5 per Forlì. Come hai detto giustamente, Saccomanni non fa prigionieri e in questo caso l'ha dimostrato, tutte le occasioni che ha avuto le ha sfruttate al meglio. E qua più 6 per Forlì. Si mette anche la Smirnova che riesce a trovare un grandissimo punto. La Crari cerca di fare morale per le compagne, Coach Moglio chiama il time out. 6 punti da recuperare per Lilliput, mentre sono 8 i punti che separano Forlì dalla conquista del quarto set, che vorrebbe dire tie break. Sì, Forlì in questo quarto set ha ribaltato i pronostici, perché negli altri set chi ha fatto il primo punto poi ha sempre vinto. In questo caso primo punto della Lilliput, ma è più 6 per Forlì, sta giocando veramente veramente bene. Ripetiamo, la fase difensiva veramente fa la differenza. Nel terzo set Tess Maria Guerra è stata cercata tanto e per variare il gioco Laura Saccomanni è entrata nel, diciamo, errore intanto in ricezione, scusate, da parte della numero 3 Laura Baggi. Dicevamo che è iniziata a essere cercata sempre più di frequenza frequente Laura Saccomanni che in questo quarto set sta veramente facendo la differenza. Ma è questo punto precedente, c'è stato un po' di confusione tra Laura Baggi e Federica Bigantoli, non si sono capite, ma probabilmente questo è anche frutto dello svantaggio che adesso si sta facendo davvero importante. Entra Erika Giacobel ed entra così con un punto molto importante, molto deciso, attacco molto potente, grandissimo l'attacco di Erika Giacomelli, proprio che ha sostituito prima dello scorso punto Laura Baggi a seguito del suo errore in ricezione, e proprio lei va in battuta. Buona la battuta, tiene molto bene il libero di Forlì e anche un ottimo punto da parte della Smirnova, che salta con una sola avversaria a muro. Nulla può fare, pallone solo deviato, non è riuscito
a tenerla la difesa di Lilliput. Ha provato in questo caso a salvare Minati sulla botta di Irina Smirnova, ma non ce l'ha fatta. Intanto qua vediamo il punto di Lilliput con Federica Biganzoli. Federica Biganzoli, grandissimo punto dopo che Veronica Minati era stata murata, muro a tre per lei, per cercare di arginare questo incontenibile attacco da parte della numero 15 di Settimo. Intanto la Midriano, ancora lei, va a servizio. Palla troppo corta, cerca di dare un effetto molto deciso e molto intenso alla palla. La palla si abbassa troppo in fretta, palla finisce direttamente su un altro. 20-13, 7 punti di distanza, solo 5 quelli che separano Forlì dal quinto set. Buona la battuta dalla parte opposta. Attacco ancora, molto molto buona la scelta dell'alzatrice Rachele Morello, che ha sostituito la Bazzarone. Ottima soprattutto la schiacciata lungolinea di Veronica Minati, che trova il punto numero 14 per Settimo. In questo caso prova a suonare la carica Veronica Minati. E da parte opposta Flavia Sirelli chiude un dritto incrociare che vale il punto 21, 14-21, 7 punti di distacco tra le due squadre, 4 punti per Forlì, che vede sempre più vicino il traguardo, quinto set. Ancora una battuta disinnescata dalla Biganzoli, super giocata dalla numero 11 Rachele Morello, bellissima la scelta della palleggiatrice subentrata poco fa Silvia Bazzarone, lo ripetiamo. Silvia Biganzoli, va lei ora a cercare di ricucire con un servizio che è sempre tra i più temibili e tra i più temuti dalle avversarie. Attacco smorzato, ancora la Biganzoli riesce a servire Rachele Morello, che gioca dall'altra parte per la Giacomelle. Ottima la difesa del libero, ancora buona la giocata per Veronica Minati, che non può forzare. Palla dalla parte opposta, un missile terraria disinnescato dalla Giacomelle. La Minati costretta a giocare una free ball troppo corta, ma rischiava addirittura di mettere in difficoltà l'attacco avversario, la difesa avversaria. Troppo corta la palla per lei, palla che finisce a rete. 22-12, 22-15, 2-2-1-5 per Forlì. Diciamo che in questo caso questo punto di Forlì chiude qualsiasi possibile progetto di rimonta in questo quarto set. Siamo addirittura d'arrivo per il quinto set, per il super tie break. È un tie break dopo aver visto un terzo set combattuto come quello in precedenza, ha veramente qualcosa di fantasmagorico, deve essere una cosa fantastica per tutte e due le squadre, sarà probabilmente intensissimo, però chi può dirlo, non siamo ancora, guai a dichiarare morto una squadra prima che non ne sia celebrato il funerale, assolutamente. Quindi Thais Maria Guerro va in battuta, mancano comunque solo 3 punti per le squadre forlivesi. Thais Maria Guerro prova a trovare il punto, la palla che finisce molto vicino all'incrocio delle linee, fuori davvero di un capello. E punto ancora per Lilliput, che comunque deve continuare a crederci, con Yasmina Clara in particolare che sta per andare a battere. Buona la battuta, non buona la battuta, palla molto lunga. 23-16, Forlì sempre più vicina all'ultimo set, al quinto set, al set decisivo, al death match potremmo definirlo qualora arrivasse. Battuta ancora per Forlì sulla Giacomelle, ottima la ricezione, alzata ancora, costretta a giocare una palla corta, una palla lenta, la numero 15 Minati. Erika Giacomelle trova un buco tra la difesa avversaria, che comunque riesce a tenere la palla. Attacco out però chiamato tocco a muro, o forse chiamato palla dentro, sicuramente non è finita dentro la palla, per quanto possiamo dirlo. Forse è stato chiamato un fallo da parte di qualche giocatrice, non abbiamo visto indicazioni da parte del primo giudice.
Il sesto comunque è che Forlì ha tanti troppi match point, scusate, set point. Il primo lo sta giocando ora, l'attacco è di Erika Giacomel. Palla ancora nelle mani delle giocatrici di Forlì. Buona palla tesa per l'attacco di Forlì su Midriano. Midriano che viene murata, 25-16. Così si chiude il quarto set, si andrà al tutto o niente, al quinto set che sarà decisivo per questa prima gara di questa prima giornata di A2. Ricordiamo tra l'altro che potrete seguire in diretta o anche in differita, per chi ci sta ascoltando potrà anche riascoltare la radiocronaca su Radio Sport 1100 affidata a Andrea Colella e Enrico Fea. Volevo dire che in questo ultimo punto, su questo set point, ha fatto nuovamente un muro da manuale Irina Smirnova, giocatrice sicuramente di grande talento e comunque anche di grande esperienza. Tanta esperienza per lei che, lo ripetiamo, arriva dalla Russia, è una delle poche, diciamo, atlete non italiane in questa formazione. C'è Thais Maria Guerro, che è italo-cubana, di nascita cubana, poi passaporto italiano, ci ha aiutato anche l'Italia a vincere tante tante competizioni sia a livello europeo sia a livello mondiale. Dicevamo invece di Irina Smirnova, classe 90, 25 anni per lei, 1,88 come già in precedenza avevamo fatto notare nel raffronto con Silvia Bazzarone. E la seconda stagione in A2 per lei, lo scorso anno era a Vicenza, in precedenza 4 stagioni nel campionato, nel massimo campionato russo per lei, che è nata a Nizhny Novgorod, cittadina russa che le ha dato i natali il 14 aprile del 1990, come dicevamo in precedenza. Ricordiamo comunque che l'ottima prestazione anche del libero Teresa Ferrara, anche lei classe 91, 25 ottobre il suo compleanno, quindi praticamente settimana prossima per lei, una 24 anni lo dicevamo, 172 centimetri, ha debuttato nel professionismo in B2 con Monterotondo, scusate, in seguito due stagioni nel Pagliare, poi si trasferisce a Forlì l'anno scorso per la sua prima stagione di A1. Forlì, ricordiamo che lo scorso anno ha chiuso in ultima posizione con soli 5 punti nel massimo campionato italiano e perciò è stata retrocessa alla A2, serie che comunque in linea generale non le compete più di tanto, essendo una formazione abituata a giocare sui massimi palcoscenici nazionali. Forlì ha dimostrato che la 2 non le compete assolutamente. L'anno scorso è stato un campionato a sé, però quest'anno probabilmente una delle favorite a salire è sicuramente la squadra romagnola, che, lo ricordiamo, era stata retrocessa assieme a Urbino che poi non è stato iscritto neanche al campionato di A2 perché ha rinunciato all'iscrizione al campionato di A2, lasciando spazio ad altre formazioni, tra cui non è stata l'unica a rinunciare, tra le formazioni che se ne sono avvantaggiate, quella che citavi più, Chieri 76, l'altra squadra del torinese, diciamo del Piemonte, che affronta la seconda competizione nazionale. Stiamo per partire con quello che si preannuncia un set molto combattuto, molto intenso e molto 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 importante. Thais Maria Guerro batterà l'inizio, sarà lei che batterà l'inizio di questo tie break, di questo ultimo set di questa prima giornata di A2 femminile. Vediamo gli arbitri che si stanno consultando, stanno per partire. Si disseta in panchina Erika Giacomel, schierata nei minuti finali dell'ultimo set. Secondo arbitro dà il via e il primo arbitro fischia l'inizio. Parte subito con una battuta
Thais Maria Agüero, cercata alla numero 15, che battuta, che attacco e che errore soprattutto in compressione tra la Ferrara e la Saccomanni, ma che importante attacco quello di Veronica Minati, ha piegato le mani della difesa di Forlì. Bordata di Veronica Minati e poi un errore di Laura Saccomanni, che non ha sbagliato molto in questa partita, anzi probabilmente una delle migliori in casa Forlì. E dalla parte opposta Irina Smirnova, di cui parlavamo poc'anzi, piega a sua volta le mani della difesa di Lilliput, palla che tocca il soffitto e, come detto, 1-1, palla di nuovo tra le mani delle giocatrici di Forlì. Flavia Sirelli, il centrale 25enne, andrà a servizio. Un attimo di pausa, vediamo, c'è probabilmente il secondo arbitro che è andato a rivedere qualcosa allo schermo dove ci sono i giudici atti a riguardare le azioni salienti di gara. Vediamo se ci sarà qualche decisione. Rimaniamo comunque in attesa, le atlete, per non mantenere la concentrazione, vediamo, che vedete anche voi che si stanno scaldando. Coach Moglio, anche lui è perplesso a guardare l'arbitro, il secondo arbitro, ricordiamo Massimiliano Giardini. Sicuramente le giocatrici in questo caso possono rifiatare, perché questi 4 set fino adesso sono stati molto molto tirati e molto lottati, quindi un'opportunità per riprendere fiato e riordinare le idee per tutte e due le squadre. La Saccomanni è stato proprio un crescendo, vediamo, nel primo set, per riprendere il tema che stavamo affrontando in precedenza. Il primo set un solo punto, che sono diventati 4 nel secondo, ben 5 nel terzo set e addirittura 6 nell'ultimo set per Forlì. Grandissima giocatrice Thais Maria Agüero, nell'ultimo set non ha siglato alcun punto. In sottofondo intanto sentiamo i risultati parziali degli altri campi di questa Serie A2, un aggiornamento live fornito dalla regia, diciamo così, dallo speaker ufficiale qui del Pala San Benigno. E intanto ritorniamo noi con la nostra analisi, soprattutto anche per quanto riguarda Lilliput, che ha fatto segnare 3 punti con Veronica Minati e Yasmina Crari nell'ultimo set. Grandissima Veronica Minati soprattutto nel terzo set con 5 punti, 7 i punti nel terzo set di Yasmina Crari, che, come dicevamo in precedenza, nel terzo set ha contribuito in maniera veramente veramente importante alla conquista del 2-1, di quello che è stato il 2-1 per Lilliput. E comunque Veronica Minati, 5 punti per lei. Secondo set in cui la Minati ha messo a segno solo 2 punti e 5 punti anche nel primo set. Diciamo che la Minati è stata tra le giocatrici più regolari, che ha messo a segno sempre parecchi punti per la sua squadra. Come dalla parte opposta, ripetiamo, si sono scambiate all'inizio molto Thais Maria Agüero, nel finire, nell'inizio del quarto set, in tutto il quarto set diciamo, Laura Saccomanni è salita veramente veramente in cattedra. Intanto non riusciamo a capire cosa stia succedendo, il gioco è fermo da circa 3 minuti più o meno. E sentiamo Ronny Matese che incita il pubblico, cerca di dare quel qui di in più alle sue atlete in termini di calore e di voglia per cercare di conquistare una storica vittoria sicuramente in questa A2. Ok, sembra sistemato ogni inconveniente. Il primo arbitro, Fabio Bassan, fischia e si parte dopo questo inatteso, chiamiamolo siparietto, dopo questa inattesa attesa, ancora un punto, ancora una volta di Veronica Minati, se non andiamo errati, che proprio andrà in battuta, 2-1 per settimo. Gli ha fatto bene alla Lilliput questo stop prolungato, e ha fatto un bel pallonetto Veronica Minati e Lilliput 2-1 intanto, cioè il pareggio. Ancora Irina Smirnova, bravissimo, ancora Irina Smirnova, un diritto incrociato potentissimo che scende dritto
sul, per terra, sul terreno. E 2 a 2, e proprio lei va a battere, va in battuta. Ricezione buona di Laura Baggi, palla che rimane dalla parte opposta. Attacco incredibile ancora una volta di Laura Saccomanni, che sta facendo la differenza, lo ripetiamo, è sicuramente una delle giocatrici da tenere più sott'occhio per la difesa dei Forlì, di Lilliput. Beh, è Laura Saccomanni una giocatrice da tenere d'occhio anche in questo campionato di Serie A2, non solo in questa partita. Sicuramente. Parlangeli ha provato prima a fare un salvataggio, c'era quasi riuscita, solo che la botta di Laura Saccomanni era troppo potente. Adriano quasi riesce a conquistare un punto, va a muro con le braccia troppo larghe e la Saccomanni riesce a trovare il più 2 per Forlì, 4-2. Il tocco di Midriano non fa che rallentare la palla e farla cadere nel proprio campo. Punto per Forlì. Punto importante per Forlì e punto di grande caparbietà, perché stava attaccando la Lilliput, si è difesa benissimo Forlì e poi è riuscita con un po' di fortuna a fare a siglare il punto del 4-2. E muro ancora di Midriano che sporca solo il pallone. Palla che finisce fuori, più 3 Forlì, sta prendendo il largo Forlì. Sì, Forlì sta prendendo il largo e abbiamo visto... Subito time out di Moglio, attenzione, lo vediamo molto arrabbiato, molto adirato con alcune delle sue atlete, in particolare con Laura Baggi. Ce l'ha con lei perché probabilmente qualche errore di troppo che non si aspettava da una giocatrice comunque esperta come lei. In un momento così importante non ci si può distrarre, non si può concedere nulla, alcun centimetro all'avversario. Assolutamente, hai perfettamente ragione, analisi impeccabile la tua. C'è anche da dire che fino adesso Forlì, quando ha cominciato ad allungare di 2, 3, 4 punti, poi non si è fatta recuperare. Vediamo se sarà così anche in questo set o se questo set regalerà qualcosa di diverso. La Baggi proprio rischia di fare un grandissimo punto, poi la palla rimane in qualche modo su grazie a la Parlangeli. Ancora un attacco, probabilmente un attacco da seconda linea con pestata la rete, se non andiamo pestata, scusate, la linea di seconda linea, appunto. Fallo comunque di Forlì e difesa e battuta affidata alla Baggi sul 3-5. Tasmari Agüero riceve il pallonetto tentato ma tenuto in piedi, però free ball giocata dalla parte opposta, può ancora attaccare la Saccomanni che sfonda il muro un'altra volta, che tentano di erigere Midriano e Bazzarone. Niente da fare per settimo, grandissimo ennesimo punto della Saccomanni, 6-3 per Forlì. Forlì sta ingranando e sta mettendo in serie difficoltà le giocatrici di coach Moglio. Anche con questa battuta incredibile, cosa è successo? Vediamo cosa dice l'arbitro. Punto assegnato alle giocatrici avversarie, la palla è passata al di là del nastro, a quanto sembra. Il punto poteva sembrare di Lilliput perché alla fine non erano riuscite a tenere sul pallone le giocatrici di Forlì, ma appunto la palla è passata al di là del nastro, quindi punto assegnato a Forlì che ha il massimo vantaggio in questo set. Questa volta la Biganzoli però riesce a trovare il mani fuori della strobe. 7-4, si riavvicina Lilliput, o almeno questa è l'idea di Lilliput, ma sicuramente non è quella di Forlì che vuole mantenere il distacco. Giustamente Forlì vuole mantenere il più 3, intanto buonissimo. Vediamo il punto di Tess Maria Guero che riporta Forlì a più 4. Era buona la battuta della Midriano, aveva messo in difficoltà la ricezione avversaria. Poi se hai dalla tua una grandissima campionessa come Tess Maria Guero, a questo punto te la può risolvere lei le partite. Il 8-4 di Forlì consente alle squadre di cambiare campo. Siamo a metà di questo tie break, vediamo come evolverà. La Strobe va proprio a battere davanti alla nostra postazione. 8-4
per Forlì, lo ricordiamo ancora una volta. Fischio da parte del primo arbitro e battuta direttamente sulla Parlangeli. Ottima la giocata, ottimo l'incrociato, la diagonale di Yasmina Crari, palla che cade in punto, trova veramente una diagonale importante, molto molto difficile, molto molto bella anche da vedere. 5-8. Qua in questo caso schiacciata classica di Yasmina Crari, incrociata, ha preso gli ultimi centimetri disponibili del campo e intanto c'è Lilliput in attacco. Murata ancora una volta, la numero 15 di Veronica Minati, ancora lei cercata, tengono su un buonissimo pallone, però c'è un fallo da parte del muro di Forlì. 6-8. Ancora una volta riescono a rosicchiare un punticino le giocatrici di Lilliput. Quando in battuta c'è Silvia Barzarone, vediamo ancora lei in battuta, lo ripetiamo, sul 6-8. Buona la battuta, la Ferrara, ottima la ricezione, attacco da seconda linea della Smirnova. Attenzione, Yasmina Crari sta salendo di condizione. Muro importantissimo, 7-8 meno 1, Bazzarone ancora a servizio e si rialza il cartello. E questo è il muro, questo è muro da parte della curva di Lilliput. Si è riaperto il set, adesso siamo a meno 1 per la Lilliput. Anche se riporta Forlì a più 2, la solita Tess Maria Guero. Muro a 2 per lei, riesce a trovare il mani fuori. Comunque più 2 per Forlì, che si porta in battuta con Francesca Monciani, la palleggiatrice. Buona la ricezione, l'alzata per Biganzoli, che come al solito fa tirare giù il Pala San Benigno. Vuole crepare i muri del Pala San Benigno, l'attacco dalla parte opposta finisce sul muro e le mani toccano il pallone che va fuori. Punto per Lilliput, 9-8, Biganzoli in battuta. Quinto set al Cardio Palma, siamo lì meno 1 per la Lilliput, che riesce a conquistarsi un attacco. Che giocata, ragazzi, che palla tenuta. E Tais Maria Guero, alla fine sempre lei, quando la palla è difficile la giocano su di lei, palla che rimane su in qualche modo. Smirnova prova ad attaccare, a schiacciare, vediamo ancora Tais Maria Guero, bellissima la Bazzarone, palla che rimane qua in campo, scusate, punto lunghissimo. La Smirnova prova a colpire, cosa ha fatto la Parlangeli, e poi che punto, ragazzi, ancora una volta Federica Biganzoli, si stringono le giocatrici di settimo come una mano che stringe, tutte le dita si stringono a formare un pugno che ha colpito Forlì, che si è vista recuperare 4 punti dopo il cambio campo. Attenzione, 9 pari, Tais Maria Guerra murata, ancora palla per Forlì, alzata, la Sacomani non ci va, ci va la Smirnova, un punto incredibile, sensazionale questa giocata e questa schiacciata, la Baggi non può niente. 19, ancora Forlì avanti con Tais Maria Guerra in battuta. Bella reazione di Forlì dopo un punto strepitoso di Lilliput con Francesca Parlangeli, che è semplicemente immensa oggi. E un punto in battuta, appunto un ace sporco di Tais Maria Guerra. La Biganzoli riesce a tenere la ricezione, che però finisce molto alta, finisce a toccare il tetto del Pala San Benigno. 11-9, più 2 per Forlì. Attenzione, di nuovo lei in battuta, Tais Maria Guerra. Parlangeli questa volta, ottima la ricezione, non così ottima perché poi la Bazzarone non riesce ad allargare il gioco verso una compagna. Ancora un punto scaturito da un'ottima battuta della Guerra, più 3 per Forlì. Ritorna a più 3 Forlì dopo la reazione veemente da parte di Lilliput e chiama il time out coach Moglio. Esattamente così, coach Moglio chiede il time out quando siamo sul 9-12 o 12-9.
Lilliput deve anche interrompere questa serie tra virgolette fortunata da parte di Tai Agüero di battute consecutive di servizi consecutivi che stanno veramente rierodendo il punteggio, riportando in vantaggio Forlì, che ha soli 3 punti dalla vittoria di questa gara 1, 3 anche i punti che la separano da Lilliput. Vediamo, ci si aspettava un bellissimo quinto set, così è ed è stato e sarà sicuramente fino alla fine. Si riparte ora, ancora una volta il servizio è della 38enne italo-cubana. Mazzarone alza con il bagger e questa volta c'è il muro della Smirnova. Attenzione, Forlì sta prendendo veramente, veramente il largo. 13-9. Tai Agüero ancora a servizio. Questa volta non sbaglia dopo il time out. Adesso si fa in salita la strada per Lilliput e si fa diventa una rimonta difficile per la squadra di coach Moglio, perché Tai Agüero fino adesso non aveva mai sbagliato, ma ci smentisce subito e Lilliput si riporta meno 3. Sicuramente è un aiuto che ha offerto a Lilliput andando a mandare questa battuta direttamente in rete. Yasmina Krari dall'altra parte serve direttamente su Tai Agüero. Smirnova, murata, muro fuori, un solo punto per Forlì, 14-10, e adesso si fa davvero difficile per Lilliput, 4 match point quando Flavia Sirelli va a servizio, va in battuta. Siamo arrivati al match point, comunque possiamo dirlo, di una partita bellissima, giocata molto bene da tutte e due le squadre. Vediamo il tiro, questa volta finisce lungo, finisce fuori, l'errore di Veronica Minati comunque, che ha fatto una buonissima prestazione, sporcata ovviamente da questo errore finale. Le squadre si chiudono nelle rispettive panchine a festeggiare da una parte, a dispiacersi dall'altra. Si chiude 15-10 il tie break, l'ultimo set per Forlì che vince 3-2. Ripetiamo l'ordine dei punteggi dei vari set: 22 minuti di gioco del primo set, 25-18, 20 minuti il secondo set, 10-25 per Forlì, 29 minuti per il 26-24 del terzo set per Lilliput, 16-25 nel quarto set per Forlì, che è durato 23 minuti, e il tie break, lo ripetiamo ancora una volta, 15-10 ancora una volta per Forlì, che dopo un inizio tutto sommato non ottimale si è riportata in carreggiata e ha fatto valere anche la maggiore esperienza e la differenza. Forse può essere anche la minore esperienza di alcune giocatrici che hanno avuto, tra virgolette, per dirla con un termine tennistico, il braccino in alcuni momenti di gara. Secondo te, ad aver valutato il, diciamo, aver contribuito al successo finale di Forlì? Guarda, ti dirò, secondo me la maggiore esperienza di Forlì, le giocatrici d'esperienza, in primis Agüero, ma anche tutte le altre comunque, hanno dimostrato grande forza mentale, perché dopo che vai sotto di un set, recuperi e vai sotto 2-1, tante squadre si sarebbero arrese. Forlì invece è sempre rimasta sul pezzo e poi ha praticamente annichilito la Lilliput nel tie break con il punteggio di 15-10. Però c'è da dire che Lilliput può fare bene in questo campionato, ha dimostrato di potersela giocare contro una squadra molto più attrezzata, se si può dire. E Forlì comunque avrà ambizioni di playoff, quantomeno comunque di salire in Serie A1, di ritornare in Serie A1, e questa sera comunque l'ha dimostrato.